Eccoci qui, allora siamo in live con Simone. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, Simone, ex testimone di Geova, prima di tutto è giusto chiederti, ma se ci stai mettendo la faccia, sicuramente non hai problemi a mostrarti. Non so se vuoi far quali particolari vuoi far sapere della tua vita, esattamente di dove sei cresciuto, in che congregazione, o se vuoi tenerlo per te. No, vabbè, non è un problema anche perché, come ti dicevo quando ci siamo sentiti, cioè se qualcuno mi conosce, mi riconosce, quindi non ho niente di cui, anche perché comunque le cose che dirò sono la verità, quindi non ho problemi. Io sono nato e cresciuto in provincia di Varese, in un paese che si chiama Malnate, abbastanza numeroso come congregazione, comunque anche paesi limitrofi, comunque erano una congregazione molto numerosa. Sono nato e cresciuto lì, però poi adesso col tempo mi sono trasferito, non molto lontano, però diciamo che ho cambiato abbastanza zona. Un attimo solo che io ho sbagliato il nome. Ok, salviamo, ecco, perché il mio nome e cognome non devono apparire. Ci Ah, sei? Ok. sì. E quindi poi hai cambiato zona. Ciao Rachele, benvenuta. Sì, ho cambiato zona, ma cioè per motivi di lavoro, il fatto che comunque poi sono andato a vivere da solo, quindi diciamo mi sono spostato di una trentina di chilometri dal mio paese di origine, diciamo. Come è avvenuto il tuo primo contatto con i testimoni di Geova? Ma diciamo che da che ho memoria io ho avuto contatto, nel senso che i miei unici ricordi da non testimone di Geova, diciamo, sono qualche foto da piccolo del mio battesimo in chiesa, diciamo, di qualche compleanno di quando ero piccolo. Perché tieni conto che i miei genitori si sono avvicinati ai testimoni di Geova quando io avrò avuto 4-5 anni, quindi si può dire in gergo che sono nato nella verità praticamente, anche se è un Quindi, termine che non ami. no, perché per vari motivi. È un po' tutto il gergo, il lessico che mi è rimasto sempre un po' indigesto. Esattamente come me, praticamente. E quindi tu, come tutti i bambini testimoni di Geova, ti sei dovuto scontrare con delle situazioni non facili, perché comunque eri un bambino diverso dagli altri. Guarda, una delle cose che mi ricordo che mi era rimasto impresso quando ero arrivato alle medie, un professore di arte che c'eravamo un po' affezionati l'uno all'altro, un po' perché ero un po' l'unico che gli dava un po' retta, non so per quale motivo nelle lezioni di artistica alle medie, e un po' perché ogni tanto, essendo uno che smanettava un po' col computer, ogni tanto preparavo dei lavori poi da fare in classe, quindi ero un po' il suo segretario, diciamo così. E mi ricordo che in un frangente, non ricordo di preciso l'episodio, però disse una cosa che mi è sempre rimasta impressa, che ero un bambino, un ragazzino cresciuto troppo. Ero un bambino più grande della mia età, ovviamente probabilmente, diciamo, riconducibile al fatto che fin da piccolo sono stato abituato ad avere responsabilità, scadenze, oneri, impegni che non erano solo quelli della scuola, come tutti i bambini, diciamo, della mia età. Quindi, di sicuro quella cosa mi aveva fatto crescere in fretta. Non so se è una cosa positiva o.
O negativo, certo. Allora, apriamo una parentesi, cosa insegna realmente la torre di guardia? Iscrivetevi al canale di Padre Stefano Greco. Dice, i Ramones sono stati un grande gruppo musicale, hai qualcosa dei Ramones lì che è La visibile? maglietta, Ah, la maglia, probabilmente. che non la vedevo perché ho messo le scritte davanti e non la vedevo più. Ciao Vale Phoenix, Patrizia, Candida, saluto tutte le persone che ci stanno seguendo. Beh, diciamo che ha dei risvolti positivi e dei risvolti negativi, perché sicuramente potevi essere un piccolo genietto da una parte, ma diciamo abbastanza stressato dall'altra, perché un bambino che quando poi finisce di fare i compiti deve preparare l'adunanza, studiare la torre di guardia, andare in predicazione col papà e poi andare all'adunanza, e all'epoca credo fossero 3 volte a settimana, è Sì, sicuramente. assolutamente. Poi un'altra cosa, cioè, a tutte le cose che hai descritto tu, c'era l'evento, diciamo, con scadenza che non mi ricordo neanche cos'era, 3-4 mesi del discorso in Ah, sala per tutti. la parte in sala. Quindi, Quando... cioè, mi ricordo di questa preparazione accurata di questo discorso di 5 minuti. Penso che la gente che ci sta ascoltando più o meno sappia di cosa sto parlando. Se non lo sa, è questa esposizione della durata di 5 minuti riguardo a un passo della Bibbia. Bisognava argomentare questo versetto per 5 minuti. Alla fine di questi 5 minuti, si veniva giudicati. Tu mi puoi confermare se ti ricordi. All'epoca ti mettevano la P se non andavi bene. C'era una cartellina con, non mi ricordo, una decina di voci sul quale tu venivi giudicato, nel senso c'era, non mi ricordo, la P, preparati, me lo ricordo, che era La la mazzata. P, la B buo, bene, buono. La P, preparati di nuovo su questo Preparati, punto. era l'insufficienza, diciamo. Esatto, se ti E tra mettevano questi. la P era la fine. Sì, esatto. Cioè, mi ricordo quest'ansia del giudizio, perché comunque si veniva giudicati su come parlavi, su come gesticolavi, vabbè, poi chiaro, c'era anche un giudizio che entrava nel merito delle cose che avevi detto, però cioè, anche solo il fatto di essere giudicati per come si parlava in quei 5 minuti, mi ricordo che comunque era una cosa pesante, però devo ammettere, a onor del vero, diciamo che per noi era una cosa normale, nel senso che noi ci eravamo cresciuti, per noi cioè, non sapevamo che gli altri bambini del mondo non avevano questa incombenza, cioè lo sapevamo, ma non ci rendevamo conto del peso in meno che avevano, perché per noi Certo. era normale, diciamo. Hai toccato un punto molto interessante che non è mai stato trattato, almeno nei miei video, ovvero il fatto che per i testimoni di Geova vieni valutato spirituale in base alle tue performance pubbliche alla Sala del Regno. E questo, se può essere stimolante per bambini un po' più con la parlantina tipo me, che non vedevo l'ora di salire sul podio a fare la mia parte, cioè il mio primo discorso a 5 anni, perché ero una chiacchierona e quindi figurati, sempre con la mano alzata. La persona un po' più timidina, che magari è portata per altro, ecco, era in grande difficoltà perché veniva giudicata la famigerata P e non te la dimenticavi più. E infatti ti faccio delle domande che vengono poste dalle persone che sono nella chat. Ad esempio, la mela verde dice: le mele verdi, e se non andavi bene, cosa succedeva? Non, allora, no, le mele verdi non venivi rimproverato o rimproverata, ti mettevano la P che significava preparati di nuovo su questo punto. Quindi, tu dovevi, ad esempio, i punti da preparare potevano essere, che ne so, scritture dovutamente introdotte, oppure introduzione che suscita interesse.
interesse o ancora contatto con l'uditorio, uso dello schema oppure, che ne so, scritture lette con enfasi, aspetto personale, utilizzo del microfono. Esatto, sì, tu ogni volta dovevi utilizzare un punto diverso, il che non era male. Cioè, io diciamo che la scuola di ministero la salvo, è l'unica cosa che salvo, perché molti mi dicono tu fai questo lavoro perché eri allenata da piccola nell'arte oratoria, quindi può essere, no? Può essere. Però in realtà poi non tutti sono portati, non tutti amano farlo, non tutti vogliono farlo. Allora che succedeva? Che se a me veniva detto di riprepararmi di nuovo, cosa che non succedeva mai, su una cosa, lo rifacevo e mi veniva bene. Una P per una persona un po' più timida, cioè veramente lo prendeva come un insufficiente, un impreparato a scuola, giusto Simone? Sì, no, assolutamente, anche perché comunque non stiamo parlando di persone tutte come te, per esempio, come dicevi tu, oltre al fatto della timidezza, cioè stiamo parlando anche di persone magari non del tutto alfabetizzate addirittura, certo, perché comunque certo, lo facevano tutti, lo dovevano fare tutti, certo. Ogni tot mesi, non mi ricordo, si presentava l'anziano, ti dava un fogliettino con sulla data e l'argomento che dovevi trattare e in più, se non sbaglio, c'era scritto anche su quali punti, aspetti ti dovevi preparare, esatto, maggiormente. Però c'è una quindi cosa interessante. Preparati era, diciamo, la prossima volta, quando sarà di nuovo il tuo turno di fare questo discorso, avrai gli stessi punti su cui prepararti, esatto, per migliorare. Allora, diciamo, lato positivo e lato negativo. Lato positivo è che sicuramente è stimolante, perché una persona imparava a parlare, a esprimersi, a comunicare, quindi anche la persona più refrattaria qualcosa si portava a casa da quell'esperienza. Il lato negativo è che se proprio uno non è portato e non gli va, ma perché lo dovete costringere? Cioè, perché dovete misurare la mia bravura, il mio rapporto con Dio, la mia spiritualità con l'arte oratoria? Ci sono persone che parlano e persone che ascoltano, ma questo perché? Perché purtroppo quella scuola formava dei rappresentanti che andavano porta a porta, e il punto è questo. Non eri utile ai fini della propaganda se non eri in grado di parlare, anche se poi molti di loro l'hanno sfruttato in modo diverso, tipo me. Esatto. Esatto, c'è un'altra scusa, domanda. Scusa se ti interrompo, prima di sfuggito ho letto un commento, non mi ricordo il nome di chi l'aveva lasciato. Sì. C'era scritto se avevo anche dei ricordi belli, esatto, in quel periodo. Voglio fare a questo punto un, se posso, se mi permetti, sì, certo. Un preambolo. Allora, io ho deciso di fare questa cosa dell'intervista con te parlando della mia esperienza. Tradotto, è l'esperienza di un bambino che è nato e cresciuto con certe abitudini, con certe credenze, che per forza di cose ha ancora dei ricordi belli. Sono tutti ricordi legati alla mia infanzia, ciò non toglie che comunque stiamo parlando comunque di un'infanzia poi a posteriori segnata, per quanto certo, mi riguarda, certo. Chiaramente mi ritengo abbastanza fortunato di aver avuto una preparazione intellettuale, se si può dire così, che mi ha permesso di superare molti di quei segni, certo, certo. Però io non sono qua a parlare male per forza, assolutamente. Ho visto alcuni video sia sul tuo canale che su altri, che sono, diciamo, specializzati sull'aspetto, che ne so, delle contribuzioni anche, per esempio io su questo argomento posso avere dei ricordi, ma sono ricordi filtrati dalla mia visione di bambino, quindi io, per dire, su quell'argomento potrei dire poco, anche se qualcosa, certo, mi ricordo. Quindi quello che voglio fare io è parlare della mia esperienza, della mia esperienza soprattutto in età infantile, poi
si arriverà all'episodio che ti Esatto, raccontavo. che è il clou della tua esperienza. Quindi hai avuto Esatto. anche, come chiedeva padre Stefano Greco, apro una parentesi, anche la M di migliorato. Sì, quando prendevi la P, È se vero. poi rifacevi la parte e avevi un miglioramento, ti mettevano la M e poi la B se lo La facevi B. proprio bene. Qualche ricordo positivo appunto di quel periodo in cui sei stato testimone di Geova? Ma allora è positivo, ripeto, sono ricordi legati alla mia infanzia. Allora, diciamo che fin da subito, per quanto riguarda le frequentazioni intime, diciamo, cambiò poco perché comunque i miei genitori sono diventati testimoni di Geova grazie a dei parenti che già lo erano. Quindi diciamo che come, cioè, per quanto riguarda i parenti, però quindi stiamo parlando di famiglie di 30 anni fa, quindi Certo. mille zii, 200 cugini, come ci vedevamo prima, ci vedevamo dopo, quindi da quel punto di vista era cambiato poco. Tieni conto che poi noi frequentavamo la Sala del Regno non nel paese dove eravamo noi, ma nel paese dove c'erano questi miei zii che avevano, diciamo, convertito i miei genitori. Quindi noi, io per dire, non avevo conoscenze dei bambini del mio paese, che ne so, compagni di scuola, quindi le nostre frequentazioni, soprattutto all'inizio, erano maggiormente i nostri parenti. Quindi, diciamo, ho ricordi belli come possono averceli tante persone, chiaramente non a Natale, non ai Certo. compleanni. I tuoi parenti sono diventati tutti testimoni di Geova? Allora, tieni conto che al momento sono almeno 5-6 famiglie, Tante. tutti sono tante. Un altro zio si era convertito, diciamo, poi in breve tempo si è dissociato, è scappato. Ha fatto bene. È durato poco, però sì, parecchi, parecchi. Stiamo parlando della generazione prima, quindi i miei genitori, fratelli o sorelle dei miei genitori. Poi diciamo che la generazione successiva, la mia, diciamo, sono l'unico che è uscito ufficialmente. Ho un paio di cugini borderline, diciamo. Inattivi. Però sì, diciamo che erano in tanti i miei parenti. Allora, prima di proseguire, c'è una domanda di Ellie che dice: per il porta a porta avevate dei tempi di preparazione, vi venivano assegnati degli argomenti specifici? Allora, Ellie, è interessante perché anni fa, per la preparazione, per la predicazione, c'era una maggiore elasticità. Non so, Simone, se tu te lo ricordi, ma si presentavano le riviste e chi saliva Sì. sul podio e faceva la dimostrazione, sceglieva anche l'argomento che voleva presentare. Ultimamente, nella guida della scuola, in realtà c'è proprio una conversazione modello che dura 3 minuti, come il primo contatto si chiama, quando tu vai a suonare per la prima volta un campanello, e c'è la domanda specifica che devi fare, il versetto che devi leggere e la tua conclusione. Quindi proprio sì, argomenti specifici, 3 minuti deve durare la presentazione. Quindi questa è la risposta alla domanda. Do un'occhiata ai messaggi prima di proseguire perché sto vedendo molti commenti. Era impossibile mettere in pratica una performance dal podio. Stanno arrivando tanti messaggi. Scusate se non li leggiamo tutti. Sì, le presentazioni avvincenti, esatto, la timidezza è un grande dono. Sì, sarà vero anche quello. Allora, entriamo, Simone, e mi scuso per i commenti che non riesco a leggere tutti, ma li faccio visualizzare qui in sovrimpressione, perché purtroppo, se no, povero Simone, non lo facciamo parlare. No, no, Allora. dai, così ho il tempo di recuperare. Ah, Comunque ok, allora continua a sono guardare. rimasto timido, ma comunque così ho il Ecco, tempo di. allora, una domanda che ti fa Elisa. Quanti anni avevi quando ti sei dissociato? Allora, ufficialmente 18 anni.
A me eri abbastanza giovane, appena fatto maggiorenne, Eh sì, per cioè. me era come si dice, per me era l'obiettivo a un certo punto era la maggiore età, perché comunque quando è iniziato lo sbandamento, diciamo, dal punto Certo. di vista soprattutto dei miei genitori, anzi soprattutto di mia madre, perché comunque anche la mia famiglia tra mia madre e mio padre era un po' sbilanciata, diciamo, come spiritualità. Nel senso che comunque il motore della conversione era stata comunque mia mamma. Anche se in realtà i parenti erano di mio padre, la conversione è stata di mia mamma, fortemente motivata, diciamo, da un argomento in particolare che era la risurrezione. Mia mamma ha perso sua mamma molto giovane, quindi. Ricordo questo elemento della morte di mia nonna molto forte, da che ho memoria, molto forte mia mamma. C'era sempre comunque qualche riferimento. Mi rendevo conto, poi me ne sono reso conto anche anni dopo, che comunque mia mamma era fortemente motivata da questa speranza di poter rivedere mia nonna. Sì. Quindi diciamo che la spiritualità era un po' sbilanciata. Quindi questo contrasto con soprattutto mia mamma, che poi non era un contrasto cattivo, nel senso, come si dice, rancoroso, era più una delusione da parte sua e da parte mia comunque dispiacere di dare una delusione ai miei genitori, soprattutto, ripeto, a mia mamma. E quindi Certo. nel momento in cui era venuto fuori questo conflitto, io, come mi diceva lei, fino a che hai 18 anni fai quello che dico io. Quindi Perché hai c'era poco. capito? Perché tu avevi capito tutto presto. Tra poco spieghiamo in che modo Simone ha capito tutto. Due parole su Gian Burrasca che dice: io mi sono laureata in segreto da tutti. Dico solo questo, sì, perché i testimoni di Geova sconsigliano fortemente l'università. Tu sei riuscito a laurearti, No, io Simone? non mi sono laureato, sono riuscito a prendere il diploma, però tranquillamente. Diciamo che beh, probabilmente, che ricordo io, non c'era questa avversione verso l'università. Il fatto che io e mio fratello non siamo andati all'università è stata più una questione, diciamo, economica, di opportunità, nel senso che finito il diploma siamo andati a lavorare, tutto qua. Ok, allora una risposta alla domanda di Ellie prima di passare all'argomento clou. Quale risposta o giustificazione vi davano a tutti? No, ad esempio no compleanno, no auguri, no al proseguimento degli studi, eccetera. Mi piacerebbe sapere come veniva spiegato a un È fin bambino. troppo facile. Cioè, la spiegazione è per qualunque cosa, la Bibbia dice che Esatto. e loro sono capaci di trovare un versetto nel quale ti spiegano perché il compleanno no, perché gli auguri no, perché il cin cin no, perché se qualcuno starnutisce non si può dire salute, perché non lo so, qualunque cosa, cioè. Certo. Allora, Simone, una cosa che mi aveva colpito della mail che mi avevi mandato era che tu, quando ti sei battezzato, ti sei battezzato con davvero poca convinzione, tant'è che non ti comportavi da testimone di Geova, non entrando nel dettaglio, c'erano delle cose che tu facevi che nessuno sapeva ed eri convinto che facendo quelle cose, gli anziani, in qualche modo guidati dallo Spirito Santo, come dicevano di Sì, essere, sì. non ti avrebbero fatto battezzare e quindi tu te la saresti scampata. E invece ti ha detto male. Invece è andata male. Allora, no, più che comportamenti che non facevo, stiamo parlando comunque, ripeto, io sono stato abbastanza precoce. Per me era normale, però io mi ricordo che ero io, mio fratello, altri bambini della mia età con genitori particolarmente zelanti, eravamo bravi, per dire, eravamo dei soldatini per loro, cioè nel senso, eravamo obiettivamente bravi da vedere. Quando facevamo i discorsi eravamo bravi, eravamo
per dire sempre vestiti bene, andavamo in servizio, non solo con i nostri genitori, quindi eravamo dei bambini prodigio per loro, quindi tutta la trafila, diciamo, da proclamatore a battezzato è avvenuto molto rapidamente. Io sono arrivato a battezzarmi a 13 anni, quindi stiamo parlando veramente di un ragazzo, di un adolescente, di poco tempo, da quale passato, cioè poco tempo passato da quando avevo realmente iniziato ad avere coscienza di quello di cui si stava parlando, perché comunque, ripeto, si sta parlando di argomenti, questo brainstorming fin da piccoli di responsabilità, racconti incomprensibili per molti, profezie, cose non da bambini, diciamo. Quindi Esatto. avviene questo percorso molto rapidamente. A 13 anni, io e mio fratello insieme cominciamo a fare le domande per il battesimo. Chissà, capirà. Esiste un libretto, un opuscoletto che contiene delle domande su argomenti chiaramente fondamentali dell'insegnamento che tu ti devi preparare e gli anziani ti pongono queste domande una volta alla settimana che ti sei preparato per, diciamo, come ultimo esame, diciamo, l'esame di maturità. E alla fine di questo opuscoletto, quando sei, diciamo, pronto, gli anziani sono una specie di commissione che decide se sei idoneo o meno a essere battezzato. Tutto ovviamente con l'ispirazione dello Spirito Santo, diciamo, nel senso Esatto. che è un po' stata questa è stato questo l'inghippo, diciamo, nel senso che comunque. Come dicevo prima, essendo fin da piccolo abituato a sentir dire che comunque la Bibbia è ispirata da Dio, che le azioni dell'organizzazione, le riviste, le pubblicazioni sono comunque ispirate dallo Spirito Santo, diciamo che questa presenza dello Spirito Santo che guida in qualche modo le sorti dell'organizzazione, della congregazione era forte perché comunque era un imprinting ricevuto fin da piccolo. Quindi nel mio piccolo cervello di adolescente, tredicenne, nella mia testa c'era qualcosa che mi diceva: sì, però, cioè, io mi ero già reso conto che non era assolutamente la mia vita quella. Un po' perché cominciavo a subire il peso delle responsabilità di questa vita scandita dalle adunanze, dal servizio, senza che lasciasse spazio ad altro, in realtà che non fosse per dire la scuola. La mia vita era scuola, adunanze, adunanze, scuola, scuola, adunanze, cioè la mia vita era quella. Quindi, nel momento in cui io mi rendevo conto che non era la mia vita, senza contare che avevo già delle obiezioni su cose che non capivo, sul quale non ero d'accordo, sempre rimanendo nell'ambito della mia età, cioè non stiamo parlando di chissà che cosa, di obiezioni che ne so, che entravano nel merito storico o dottrinale, magari erano per dire io una cosa che non mandavo giù, che soffrivo molto, era il fatto che noi bambini non potevamo fare sport a livello agonistico, non potevamo giocare in una squadra di calcio nel mio caso, io fin da piccolo ero bravino, non a detta mia, ma a detta anche di persone che mi avevano visto magari al campetto giocare con gli amici, oppure gente che mi aveva visto giocare con gli altri figli dei fratelli, oppure a scuola. Ero bravino,
impazzivo per il pallone, però io non potevo giocare, perché c'era tutto quel discorso della competizione, che la competizione non è appropriata, quindi quello era una grossa cosa che io non condividevo e che mi portava a questi tumulti interiori. Giusto per rientrare nel seminato, arrivo al battesimo, finisco di fare questa tesi, diciamo, questo esame di maturità, e io sono convinto chiaramente che lo Spirito Santo dirà agli anziani in qualche modo che io non sono adatto a essere battezzato, perché io non ci credo. Cioè, io ero convinto che succedesse questa cosa, perché fin da piccolo mi avevano detto che funzionava così. Quindi ci credevo ancora, se non che una domenica pomeriggio dopo l'adunanza arriva l'anziano, prende me e mio fratello da parte e ci dice che eravamo idonei entrambi per essere battezzati. Così era se non sbaglio, il maggio 94, all'assemblea a Cameri, io e mio fratello insieme ad altre persone ci siamo battezzati insieme. E da lì hai capito che era convinto, perché giustamente, dici, Diciamo com'è che possibile che lo Spirito esatto. Santo non gli ha fatto capire che non sono idoneo? Esatto, quello lì è stato un po' il click, diciamo, nel senso che dico, vabbè, scusami, allora a sto punto o lo sappiamo solo io e Geova, sta cosa che io non e ce la teniamo tra di noi. Oppure c'è qualcosa che non quadra. Sì. Chiaramente ripeto, tutto filtrato dalla mia visione che potevo avere a 13 anni, quindi forse è stata anche quella una delle cose che mi ha fatto crescere in fretta, diciamo, sbattere la faccia contro la presa di coscienza di una cosa così, diciamo. Come sono stati questi anni, dai 13 ai 18, quando poi hai maturato la decisione, sicuramente sofferta, di uscirtene? Ma no, la decisione non è stata sofferta. Ah, ok, Diciamo, diciamo che è stata una liberazione. è stato sofferto il percorso, nel senso che comunque chiaramente passando gli anni, avvicinandomi a una maturità intellettuale, diciamo, di coscienza, chiaramente cominci a farti un'idea su più cose, su molte cose. Chiaramente non si era d'accordo in famiglia, non si era d'accordo in congregazione. Poi ho avuto la fortuna barra sfortuna per qualcuno di fare lo stesso percorso insieme a un mio grande amico, che è tuttora il mio migliore amico, che anche lui, Si è diciamo, dissociato. viveva, no, lui è riuscito a salvarsi, perché lui alla fine non si è mai battezzato. Però comunque lui era figlio di fratelli, noi siamo sempre stati molto amici, lo siamo tuttora, però diciamo che abbiamo fatto questo percorso insieme. Poi chiaramente quando cominci ad arrivare all'età di 16-17 anni, cominciano anche i conflitti, diciamo, fisiologici, conflittuali con i propri genitori, quindi il tutto era amplificato, perché si sommavano i contrasti adolescenziali con quelli religiosi, quindi diciamo che si era arrivati a un punto di rottura che non poteva essere più evitato, diciamo. Assolutamente. Allora, rispondiamo a qualche domanda che abbiamo nei commenti. Ad esempio, Mauro dice: come l'hai spiegato ai tuoi anziani la tua dissociazione? Quali erano i tuoi motivi e loro che ti hanno detto? Ma allora, diciamo che alla fine il pretesto, premetto che io, vabbè, a 18 anni ufficialmente ho detto stop, però diciamo che anche ultimo anno e mezzo, io già saltavo l'adunanza, non andavo più in servizio, ci andavo ogni tanto con mio padre che voleva dire andare a trovare i parenti la domenica mattina, cioè. Diciamo che ero già abbastanza raffreddato, però come diciamo per fare un
un esempio storico, come per lo scoppio di una guerra serve, ci sono milioni di motivi, ma serve l'episodio scatenante, diciamo. Erano state le classiche cose. Ovviamente chi ci segue magari lo saprà, lo saprai anche tu. Quando cominci a prendere la cattiva strada, cominciano a farti seguire. Eh sì. Mi ricordo, facevamo le uscite che poteva fare un ragazzo di 16-17 anni, quindi la birretta al pub del paese o il ritrovo al campetto con gli amici, e c'era sempre qualcuno che ci teneva d'occhio, diciamo. Spesso anche gente della nostra età che magari fino a qualche anno prima era stata anche in confidenza con noi, i nostri amici, diciamo. E quindi, diciamo, il pretesto è stato, sono state le classiche cose, la sigaretta, oppure che ci avevano visto insieme a qualche ragazzina, la musica, perché chiaramente quello era un altro tasto dolente. Mi ricordo battaglie, sul tipo di musica da ascoltare, su addirittura artisti specifici o canzoni specifiche da non ascoltare. Quindi Sì, diciamo che sì. questo insieme di cose sono state il pretesto per chiamarmi. All'inizio addirittura ci avevano chiamato insieme a me, questo mio amico, perché facendo le cose insieme ne avevano presi due contemporaneamente. Lui però, non essendo battezzato, non ha ricevuto il processo, diciamo, ufficiale. Quindi ti hanno fatto proprio il comitato. Sì. Mi hanno fatto questo comitato che io all'inizio non accettavo, perché dicevo, non vedo di cosa debba essere giudicato, nel senso che comunque ero pienamente in diritto di comportarmi come volevo, non infrangevo nessuna legge dal mio punto di vista, dal loro punto di vista evidentemente no. Diciamo che all'inizio rifiutavo questa cosa, ma stavo un po' al gioco per, boh, non lo so, non dico per fare un favore a mia madre, ma quasi, nel senso che mi sembrava giusto chiudere il cerchio per onestà intellettuale, diciamo, perché comunque mia madre continuava a crederci, continuava a sperarci. E quindi sono stato al gioco. Dopodiché mi hanno, diciamo, non mi hanno disassociato subito, mi hanno rimandato. Ah, Cioè, bene. hanno preso tempo. Te la sei cavata con una riprensione pubblica? Esatto, solo che non è cambiato niente, e sono rimasto un po' in questo limbo per un po' di tempo, fino a quando poi io non mi facevo, chiaramente non mi facevo più trovare, non mi presentavo più, mi chiamavano, mi chiedevano: puoi venire, dobbiamo parlare di sta cosa? E io dicevo no, perché comunque non voglio. Diciamo, le cose con mia madre piano piano si stavano chiarendo tra di noi, chiarendo ovviamente tra mille virgolette, perché comunque mia mamma era molto provata da sta cosa, nonostante abbia avuto esperienze negative anche lei all'interno della sua esperienza. Lei continuava comunque a sperarci. Mia mamma ci ha sperato fino all'ultimo giorno della sua vita. E lei è ancora testimone? Allora, mia mamma non c'è più ormai da 6 anni, però lei, diciamo, è morta da testimone di Geova. Sì, Quindi una tu delle sue sei. ultime cose dette lucidamente è stata che lei adesso, cioè, se ne riparlava nel nuovo mondo, diciamo. Cioè, lei adesso moriva qua, ma lei avrebbe rivisto noi nel nuovo mondo. Quindi tu ti Fino a sei dovuto subire il funerale di tua madre nella sala del regno da disassociato? Sì, oltretutto ho dovuto sentire il funerale di mia mamma, perché ovviamente nessuno degli anziani che la conoscevano da tanto tempo se la sentiva di fare il discorso. Ha fatto il discorso un ragazzino praticamente,
che io non conoscevo neanche, oltre il dolore che provavo durante il funerale, ovviamente c'era anche il nervoso perché io sentivo parlare questo qua di mia madre come se la conoscesse per davvero, e quindi questa era una cosa che mi mandava un po' fuori di testa. Certo. Ma ti hanno fatto le condoglianze? Sai che questo è un dettaglio che non ricordo, mi sembra di sì, però. Sì, perché Sì, no, spesso. ma perché comunque tu tieni conto che io ad oggi, io non so se in sala è stato fatto l'annuncio, penso di sì, cioè io ho chiesto, perché poi c'è stato un altro episodio che forse ti avevo raccontato, io non mi sono più presentato in sala, quindi non sapevo quale fosse la mia situazione per quanto mi riguardava, ero dissociato, io non mi sono preso la briga di fare lettere, di ripresentarmi proprio perché non volevo più avere niente a che fare, se non che vengo a sapere che, forse ripeto, te l'avevo scritto nell'email, passano tanti anni, arriva il giorno del mio matrimonio, diciamo, arriva il periodo del mio matrimonio. Racconto questo episodio perché passiamo, diciamo, dal funerale a un matrimonio. Tieni conto che allora mio fratello è attualmente testimone di Geova, è un anziano, lui si è trasferito di molti chilometri, abita in centro Italia. Non penso ci stia seguendo, però nel caso lo saluto, Lui non è, penso. quindi lui è ancora testimone. Assolutamente, mio padre si è risposato con una sorella, quindi mio padre attualmente è ancora testimone di Geova, sposato con un'altra signora. No comment anche su questo, diciamo. Mia sorella attualmente, anche lei dopo un periodo di inattività, lei non battezzata, dopo un periodo di inattività. Diciamo che con la morte di mia mamma si è riavvicinata anche lei, probabilmente motivata fortemente dalla speranza della risurrezione di vedere mia mamma, anche a me piacerebbe molto crederlo. Io quando è morta mia mamma ero l'unico che non sappigliava niente, che non aveva un minimo di conforto, perché tra testimoni di Geova e cattolici ero l'unico ateo. Convinto che non aveva nessun conforto in una speranza, diciamo, ultraterrena, nel senso tra la risurrezione e il paradiso cattolico, diciamo, io stavo nel mezzo, quindi ero l'unico che non aveva niente a cui aggrapparsi. Però al di là di quello. Certo. Allora, tornando a una cosa un po' più leggera, qualcuno dice pareva che ai compleanni biblici volassero teste, e questa era una delle motivazioni per cui i testimoni di Geova non festeggiano i compleanni. Non so se vuoi rispondere alla domanda di Stefano che dice 13 anni, ecco, ma che coscienza ricordi di avere avuto quel giorno che fosti immerso nella vasca, visto che eri così piccolo? Beh, 13 anni, io i ricordi da 13 anni, quindi per dire della terza media o della prima superiore, ce l'ho nitidi, non so te, ma io quando avevo 13 anni me lo ricordo bene. Quindi ho molta coscienza di quel periodo, mi ricordo benissimo il giorno, mi ricordo benissimo l'avvicinarsi al giorno del battesimo, mi ricordo l'assemblea, mi ricordo per dire che io e mio fratello eravamo vestiti uguali, addirittura avevamo comprato lo stesso vestito. Dai, ma lui era più grande o più piccolo? Mio fratello è più grande di 3 anni. Ok. Dice Daniele, sì, prego, scusa, pensavo avessi finito. No, il concetto era quello, era per dire che comunque io a 13 anni me lo ricordo bene, cioè non posso, non sono ricordi appannati di un bambino di 5-6 anni, cioè. Sì, anche io mi sono battezzata a 14 anni e confermo che non solo me lo ricordo bene, ma ero davvero convinta di avere un rapporto con Geova, di avere questa relazione con Dio, di parlare con Lui. Adesso mi perdonino tutti i credenti, compreso il mio amico padre Stefano Greco, forse avevo un amico immaginario.
Ecco, questo è quello che penso adesso. La sensazione è quella, la sensazione è quella. Daniele dice, forse in parte avevi già risposto a questa domanda, ma lui forse è arrivato tardi. Chiedeva se ti sentivi a tuo agio lì dentro quando eri piccolo. No, vabbè, penso di aver già risposto. Quando ero Sì. piccolo, ripeto, potevo avere la coscienza del bambino piccolo, però andando avanti io non ero a mio agio. Io mi ricordo che la domenica, quando c'era la radunanza al pomeriggio, per gli appassionati di calcio, ai miei tempi, la domenica pomeriggio era, come si dice, il momento sacrale. Quindi io mi ricordo che a un certo punto posso inquadrarla come età, sì, dai 11, 12, 13 anni, quell'età lì, ma anche dopo il battesimo, che comunque continuavo a frequentare le adunanze, ma io la domenica pomeriggio, ogni 10 minuti, quando ero piccolo, magari dicevo a mia mamma: vado in bagno, posso Con la andare in bagno? radiolina. Posso andare in bagno? Scendevo giù in macchina, nella macchina di mio padre, accendevo la radio per sentirmi 10 minuti tutto il calcio minuto per minuto. È chiaro che non ero a mio agio, cioè, questo è un esempio, ma non ero a mio agio quando andavamo a suonare i campanelli, dicevo: oddio, speriamo che non è qualcuno che mi conosce, speriamo che non è un mio compagno di classe, non lo so, cioè, qualunque cosa. Da quel punto di vista io avevo una faccia come il sedere, non me ne fregava niente, cioè proprio io anche a scuola parlavo, ero proprio convinta. Invece Stefano, che è in vena di domande, dice: ci sono amici della tua infanzia che da allora non ti parlano più? Allora, diciamo che come tutti, penso, come tutte le persone normali, crescendo, avendo esperienze di vita diverse, o come me trasferendosi dal paese da dove sono nato e cresciuto, un po' di amici che ho perso di vista di sicuro, però chiaramente capisco quello che intende Stefano, e è chiaro che c'è gente che da quando io sono sparito ha cambiato totalmente atteggiamento nei miei confronti. A onor del vero, devo anche dire che ci sono molte persone, molti amici che, nonostante tutto, mi hanno, come si dice, mi vogliono bene ancora. Se ci vediamo, ci salutiamo con piacere, parliamo. Bene, è una cosa rara, è una cosa davvero rara questa. Cecilia dice: tuttora come individuo ti senti carente a livello di esperienze mancate e emotività represse? Ma allora, come esperienze mancate, diciamo, le esperienze mancate che mi possono mancare, cioè, scusa la ripetizione, diciamo, le esperienze che mi possono mancare, non lo so, possono essere i compleanni da piccolo, il Natale, però diciamo che quando è stata l'ora di fare esperienze, diciamo, di vita, normali, tra virgolette, magari con qualche anno di ritardo, ma io, diciamo, le ho fatte tutte. Carenze a livello emotivo, penso e spero di no, anche se, ripeto, come ho detto all'inizio, qualche segno è rimasto, non per forza negativo, però qualche segno è rimasto. Onestamente, adesso ho quasi 40 anni, penso di averle superate, diciamo, la maggior parte delle cose penso di averle superate. Bene, bene. Qualcuno ti fa i complimenti per la maglietta dei Ramones, che io non riesco a vedere perché ci metto le scritte davanti. Ci sono i commenti. Quando ti alzi, poi la vedo. Va Ogni bene. tanto riesco a intravederla anche io. È interessante perché qualcuno chiede anche qualcosa riguardo alle cose che non si potevano fare. Viene citato infatti la discoteca, molti tipi di film non si potevano vedere. Allora c'era l'episodio, no? Non so se ti è mai capitato andare al cinema con alcuni fratelli e Perché poi c'è qualcuno una si alza, scena. se ne va. Sì, esatto, perché troppo pudici per poter vedere Sì, alcune potrei scene. anche dirti l'ultimo film che ho visto in compagnia, diciamo, con i fratelli.
Era La nona porta, non so se hai presente un film con Johnny Depp che parla, che è un po' a tema satanico, una roba del Ah, genere. no, non l'ho Sono visto. l'unico che è rimasto a vedere il film, ovviamente, perché gli altri sono, dopo 10 minuti di film, sono usciti tutti, hanno visto quattro simboli satanici e sono scappati. Mamma mia. Allora, vediamo un po', perché ci sono altre cose che devo guardare perché mi dice Padre Stefano Greco, Adri, interessante il commento di Elisa. Allora, Elisa, siccome non l'ho visto, se per favore me lo puoi ripostare, lo leggo al volo. Nel frattempo sto postando velocemente tutti i commenti per farli vedere. Ciao Wind of Change, benvenuto. Ciao Daniele, ok. L'apostataccio, Wind of Change, ciao Rosa, ciao Daria. Il commento di Elisa, sì, Eli, riscrivimelo Elisa. Quando qualcuno decide di abbandonare i testimoni di Geova, perché ti tolgono addirittura il saluto? Rispondo io o rispondi tu, Simone? Vuoi rispondere tu? Allora, io posso parlare come si dice perché è così, nel senso, cioè la risposta è perché se uno esce dall'organizzazione non è più, diciamo, degno di essere preso in considerazione, a meno che tu non ritorni, diciamo. Però, sinceramente, se mi cogli impreparato, se esisterà di sicuro un versetto che Sì, spiega tutta la faccenda, esatto. quindi se lo spieghi tu è Però, meglio. sì, allora c'è un versetto biblico che dice: se qualcuno viene da voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non rivolgetegli neanche il saluto, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. E già dal versetto si capisce che non si riferisce a una persona che semplicemente non è più testimone di Geova, è stata disassociata o se n'è andata, perché si parla di insegnamento e quindi capiamo che è proprio fuori contesto, non c'entra nulla, ma loro sono abituati a fare questo, cioè loro isolano un versetto dal contesto e lo prendono come giustificazione per delle loro abitudini che sono assolutamente tipiche del culto abusante. E quindi diciamo, ecco, la loro motivazione è quella. Loro lo spiegano dicendo che non salutando più quella persona gli mostri amore, perché poi quella persona potrebbe pentirsi e quindi poter ritornare nella congregazione, soprattutto se nella congregazione ci sono i suoi affetti. Quindi se i genitori non gli parlano più, non lo salutano, questo può essere per lui una motivazione a tornare. In realtà è manipolazione bella e buona. È un po' come avere a che fare col narcisista patologico che ti tratta male e ti dice io se ho cambiato atteggiamento nei tuoi confronti e ti sto trattando in modo aspro, significa che mi sono coinvolto emotivamente, significa che sono innamorato. Ecco, non c'è niente di più manipolatorio nel dire a una persona ti sto massacrando, ti sto trattando male perché ti voglio bene. Ed è quello che fanno, cioè proprio alla stessa identica maniera, culti abusanti e relazioni abusanti, cioè non cambia, scusa se apro questa parentesi, Simone, No, però non ci è mancherebbe. interessante perché il mio canale si concentra proprio sulla natura abusante di determinati culti per far capire a chi c'è dentro, in che contesto si trovano. Quindi è molto importante, ecco, volevo approfittare per chiarire questo punto. Spero di averti risposto correttamente. Sto cercando di vedere se ha riscritto quella ragazza di prima, Elisa. Non ti battezzare mai, Elisa Oriano. Elisa Oriano, cosa avevi scritto? Ah, ok. Solo 14 anni, i miei mi obbligano a essere testimoni di Geova tramite insulti e minacce abbastanza pesanti. Infatti, ho cominciato a prendere psicofarmaci, mi privano di molte mie libertà. Elisa, se vuoi intervenire, ti diamo spazio e ci fa davvero piacere. Ti do il link per entrare, o se lo preferisci, magari facciamo un'altra live nella quale ti intervisto. Se ti fa piacere, anche se essendo tu minorenne, non so se sì, YouTube comunque è una piattaforma dove penso non ci siano problemi, però ecco, sto vedendo che infatti ti stanno scrivendo in tanti: non ti battezzare Elisa, perché se no finisci in un vortice, quindi non ti battezzare assolutamente, perché altrimenti poi quando ne esci ti tolgono il saluto. Infatti in tanti.
Fatti amicizie nel mondo, Valentina ti sta dando un buon consiglio, devi assolutamente avere tante amicizie al di fuori dei testimoni di Geova. Dottor Francesco Di Carlo dice una forte natura abusante. Dottor Francesco Di Carlo, lei è uno psicologo, vuole intervenire? Elisa, appunto, la madre non ha mai insistito, meno male. Sicuramente Marco, ci sono dei testimoni di Geova che guardano di nascosto i nostri video. Daniele Di Pietro dice: noi non obblighiamo nessuno. Daniele, tu sei testimone di Geova? No, perché Simone, sarebbe interessante, sarebbe la prima volta che un testimone di Geova interviene e sarebbe interessante magari un botta e risposta, quindi potrebbe, cioè, così se vuoi, ma, Daniele, ti do il link, entri e nel massimo rispetto, senza aggredirlo, senza dire... Non ho capito a cosa si riferisce lui, noi non obblighiamo nessuno, si riferisce forse al battesimo della ragazza di prima, del fatto che... Esatto, perché allora loro non obbligano nessuno, ed è non vero. Non si tratta di obbligo, si tratta di psicologia inversa, loro non ti obbligano, però ti fanno sentire male se non lo fai, nel senso che tu arrivi a un punto che la natura delle cose ti porta a fare certi passi, perché lo fanno tutti, perché è giusto che sia così, perché sennò Geova è deluso, perché sennò la congregazione è delusa, e questo continuo senso di colpa inverso, non riesco a spiegarlo bene, è un senso di colpa preventivo, nel senso tu sei libero di non farlo. Esatto. Poi sappi che Geova non è contento, sta cosa a lui non gli fa piacere. È un po' come quando dicono che il disassociato può tornare quando vuole. Grazie, cioè se tutta la famiglia gli toglie il saluto è ovvio che lui vuole tornare, ma perché vuole tornare? È quello, sì, è vero Daniele, ma infatti dicevo, ma mi sembra strano, cioè è una novità sto Daniele che di punto in bianco si scopre testimone di Geova. Sì, dottore, allora se lei vuole entrare un attimino, ti fa piacere Simone che facciamo entrare? Sì, non c'è problema, sì. Okay. Allora clicca su questo link. Dottor Francesco Di Carlo, che conosce questi meccanismi ed è tra l'altro un ex testimone di Geova disassociato, vediamo un po'. Sì, ho capito che stava scherzando, ma infatti Daniele Di Pietro, la prima volta che l'ho visto nei miei commenti, mi ci sono scontrata perché non avevo capito la sua ironia. Allora, vediamo un po' se il... Adriana, ti chiedo scusa, 5 secondi sparisco, ma ci sono. Sì, ho capito, sì, tranquillo. Allora, fare del male psicologico, ma tanto male, la persona si sente solo abbandonata, esatto, dissociato, come me. Francesco, entra nel link, clicca nel link, così può entrare. Ti è passato quello che hai visto in 10 anni. Allora, ragazzi, il punto è questo. Capita spesso e volentieri, perché io ci tengo molto a utilizzare il paragone con la relazione abusante, perché purtroppo il meccanismo è proprio lo stesso. E siccome poi tu rimani risucchiato in un determinato vortice e non riesci ad uscirne, proprio perché hai la tua parte emotiva che si è coinvolta, quindi da una parte tu dici ma chi me lo fa fare, dall'altra tu non riesci ad uscirne. La nostra parte emotiva che si nutre di emozioni, come direbbe il buon Taramasco, non distingue tra piacere e sofferenza, quindi tu provi un'emozione seppur negativa che ti lega al tuo carnefice, quindi tu stai con il narcisista patologico che non ti tratta bene e ti nutri di quella sensazione, perché se tu piangi dici se piango significa che sono innamorato, innamorata. Quando sei coinvolto in un contesto settario, in un contesto abusante, come purtroppo quello dei testimoni di Geova, avviene esattamente la stessa cosa, perché quando tu hai per esempio tutta la famiglia nei testimoni di Geova e sai di non essere il benvenuto o la benvenuta a casa loro, oppure
pure magari più moderati, sì, ti accettano, però se poi hanno dei fratelli a casa, purtroppo tu non puoi andare lì, perché devono scegliere tra te e loro. Lì tu che forte emotività ti trovi a provare, tu stai veramente tanto male e il tuo desiderio è solo quello di essere riassociato, ma il motivo è prettamente sociale. Ecco perché torno a ripetere che qui siamo proprio nel pieno del culto abusante, ma il dottore perché non entra? Lo so che mi vuoi bene, pure se ci scontriamo, ti ho aiutato, meno male, sono contenta. Ok Elisa, sì, no, ma essendo tu minorenne forse è meglio che tu non entri nella live per una tua tutela più che altro. Allora, il dottore non entra, io gli ho dato il link ma non è entrato. Allora, noi mi pare che abbiamo detto più o meno tutto, Simone, c'era qualcosa in particolare che volevi dire, qualche messaggio che vorresti trasmettere alle persone che magari si trovano nei testimoni di Geova, vorrebbero uscirne, ma non ce la fanno. Simone, forse ha poca connessione. Okay, adesso sì, adesso non ti ho sentito per qualche secondo. Allora, ti rifaccio la domanda. Persone che si trovano nei testimoni di Geova hanno perfettamente capito che è tutta una farsa, non ci credono molto. Ecco, il dottore adesso lo facciamo salire. Però sono combattuti perché hanno il forte timore di perdere i loro affetti, perché questo è quello che succede quando uno poi lascia i testimoni di Geova. Dottore, resti lì, che adesso la faccio salire nella live. Ma allora, è chiaro che l'aspetto emotivo in una scelta del genere è dominante. Quello che posso dire io non lo so, è come smettere di fumare, è una cosa che secondo me è che devi fare, che deve essere una cosa che decidi di fare, la fai. È chiaro, qualcuno ti può aiutare, frequentare persone non testimoni di Geova del mondo, diciamo, oppure persone, ma anche parlare con uno psicologo, per dire, può aprire gli occhi su alcuni aspetti, però deve esserci comunque una forte volontà. Quella è una cosa che è predominante. Io se non avessi avuto una forte volontà, io sarei ancora dentro. Sì. Perché comunque il problema è quello. Io vorrei dire una cosa, poi facciamo parlare il dottor Francesco, una cosa che ha aiutato me personalmente è stata il discorso, allora sempre il paragone con la relazione abusante. Allora, se io sono relazionata con una persona che mi dice, che mi minaccia magari, no? E mi dice, se tu mi lasci io faccio questo, faccio quest'altro, oppure non potrai più avere questo, non potrai più avere quest'altro, io ho la tendenza a impormi a non cedere al ricatto, e nel momento in cui interrompo quella catena il ricatto non ha più motivo di esistere, e quindi ho pensato, ok, io me ne fotto dell'ostracismo, e se tutti facessero così l'ostracismo non esisterebbe, quindi io per prima lo faccio per essere d'esempio anche per gli altri. E quindi forse questo meccanismo, lo dico a voi che magari state seguendo e che vi trovate davanti a un bivio, può essere veramente utile. Luigi dice, accidenti, che psico bla 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 che avete fatto, non so se è ironico, non passate dai testimoni di Geova allo psicologo. E invece noi passiamo dai testimoni di Geova allo psicologo e diamo il benvenuto anche in questo momento al dottor Francesco. Aspetta Francesco, perché non leggo il tuo cognome, Francesco di Carlo. Allora, qualcuno, Rachele dice che è stata aiutata da una psicologa, perché trovandosi in quel contesto si è trovata a soffrire di attacchi di panico e depressione. Allora, tu sei uno psicologo ma anche un ex testimone di Geova, ho capito male? Assolutamente, io ci sono nato nei testimoni di Geova. Ah, interessante. Ci sono nato, per modo di dire, perché avevo 6 anni quando i miei genitori sono nei testimoni di Geova, e quindi io a 13 anni mi sono salutato. Inconsapevole, consapevole, inconsapevole, avevo la mia consapevolezza di 13 anni, quindi sicuramente non mi rendevo conto quel tipo di scelta, che fine a se stessa poteva anche starci, ma nel contesto in cui è venuta
questa consapevolezza sicuramente non era una consapevolezza a 360 gradi, ma era tutta indirizzata, era lavorata, era modellata. Sì. Quindi io a 13 anni mi sono battezzato e poi adesso ho 60 anni e un anno fa circa mi sono dissociato dopo tante disgrazie, diciamo, tanti dispiaceri. E poi io sono sempre stato, diciamo la verità, un po' una mente libera, nel senso che ho sempre avuto dei dubbi, ho sempre avuto delle cose da voler chiedere, ma non potevo mai. Mi sono laureato, sono plurilaureato, perché ho 4 lauree, quindi l'ho fatto tutto di nascosto, le ho fatte. Che bello! Perché, no, però questo mi ha impedito, sono stato anche nominato nella congregazione per anni, poi mi sono dimesso anche da lì, perché contrastava quello che io andavo a capire, a conoscere andando avanti, cioè mi creavo la forza. A quanti anni hai preso la prima laurea? Scusa se ti interrompo. Io ho iniziato a studiare dopo le superiori, quindi ho studiato medicina, poi ho studiato psicologia clinica, mi sono laureato magistrale, poi ho fatto scienze politiche. E poi nel 2018, a luglio 2018, mi sono laureato in giurisprudenza internazionale. Allora, una domanda da Marco. Ma i genitori hanno voluto che si laureasse? No, assolutamente. Ma no, il problema era proprio questo. Io mi sono sposato la prima volta con il rito dei testimoni di Geova, poi ho divorziato perché chiaramente quando ci si sposa senza una preparazione... devo dire, senza una protezione anche sessuale, ci si ritrova forse a affrontare dei problemi enormi. Certo. E questo è un argomento abbastanza delicato che molti affrontano, però i giovani di Geova affrontano, diciamo, in maniera sconsiderata, no? Perché si deve arrivare alla maturità dei casti senza si conosce la formula del sesso, sessuale, ma si conosce soltanto da un certo punto di vista. Poi chiaramente certe esperienze portano al disastro. E quindi, finito questo matrimonio, io continuavo a studiare di nascosto, anche se i miei lo sapevano, però mi hanno sempre preso un po' come qualcosa così alla leggera. Io ho continuato e è andata avanti così, insomma. Ecco, devo dire una cosa. Però non è che si è costretti ad essere testimoni di Geova, perché in effetti non ti costringono ad essere testimoni di Geova, ma ti mettono come una condizione essenziale. Quindi è una tua scelta che fai, ma perché dire costringere una persona vuol dire che quella persona è obbligata, diciamo che è obbligati dopo. Certo. Ma inizialmente, quando si arriva a decidere di battezzarsi, non si arriva per una costrizione, ma per una volontà. Cioè, ti modellano sulla volontà, è diversa dalla costrizione, ma ti fanno crescere con il senso della paura, il senso di colpa. E quindi tu arrivi a un certo punto a voler fare qualcosa, perché ritieni fondamentale di vita fare qualcosa. Ma Francesco, ma a 13 anni, e mi sembra di aver capito che quasi tutti i testimoni di Geova in crisi a quell'età si sono battezzati, ma a 13 anni, quando ti fanno quasi sentire in colpa se tu, anziché andare in predicazione, dedichi del tempo al di fuori della scuola, che ne so, a giocare a pallone con i ragazzi. Il nostro amico, com'è che fai di nome? Simone. Simone, ecco, quello che diceva Simone, l'ho vissuto anch'io. Anch'io, quando andavo a predicare, speravo che non c'era nessuno dei miei compagni di scuola che erano lì al campanello, trovavano. Ho vissuto le stesse cose, tutti abbiamo vissuto questa esperienza, l'abbiamo vissuta non traumaticamente così profonda, perché eravamo inconsapevoli del trauma. Il trauma è venuto dopo, è arrivato il trauma, siamo cominciati a rendere conto di quello che non ci apparteneva, ma che ormai eravamo legati dentro, è lì che nasce il trauma. Perché certo. C'erano delle volte che si usciva anche, ci sentivamo euforici, perché poi ci pensavano le adunanze,
pensavano i pionieri, ci pensavano i fratelli più grandi a tirare su, a dire che bravo, hai dato le visite, hai trovato la visita ulteriore, hai trovato lo studio, ma sei bravo, dai che ti facciamo fare il discorso di esercitazione alla scuola di Ministero Teocratico. E allora sì che ti sentivi importante quando ti battevano le mani, ma finiva lì. Però effettivamente quello che dice Valentina non è sbagliato. Lei le si è sentita costretta, non perché l'avessero costretta, ma perché aveva paura di deludere i genitori. E la paura, senso della paura, si fa leva sul senso della paura, sul senso di appartenenza. Allora, partiamo dal presupposto che antropologicamente tutti abbiamo bisogno di sentirci appartenenti a qualcosa, a una società, a una famiglia, a un gruppo di amici, cioè è innato in noi, a meno che Certo. non ha proprio quella devianza di guardare per conto proprio, ma però in linea di massima, anche stando da soli, si ha questo senso di appartenenza a noi stessi, nello schema degli spazi, c'è questo desiderio di appartenenza. Quindi è chiaro che loro sfruttano questo senso di appartenenza e vogliamo appartenere a qualcosa. Quindi tu non lo fai con un senso immediato di costrizione. Dopo nasce la costrizione, ti rendi conto che sei costretto, sei in un vincolo cieco, cioè non riesci più a uscirne, hai bisogno di una forza che non trovi. Se posso aggiungere Sì. una cosa riguardo al, diciamo, questo senso di colpa inverso, diciamo, questo obbligo inverso, c'è anche da tener conto che quelli come noi, che fin da piccoli si sono sentiti tempestati di questi concetti e di queste sensazioni emotive, anche perché continuamente vedevamo gente che entrava. O che usciva, come si comportavano le persone con gli altri che uscivano e con quelli che entravano, con quelli i classici esempi da seguire, i fratelli, quelli bravi, li vedevamo che erano, diciamo, popolari. Tutti ambiscono ad essere accettati all'interno di un gruppo. E poi c'è anche da tenere conto che, diciamo, il delitto perfetto qual è? È che quando qualcuno cominciava ad avere dubbi riguardo ai passi da fare, dubbi legittimi, dubbi dovuti all'età, dovuti a qualunque cosa, il delitto perfetto qual era? Che loro ti dicevano: sappi che è normale che ti succeda sta cosa, ma perché è Satana? Cioè, Sì, loro avevano bravo. previsto tutto, loro ti dicono: tieniti pronto perché da un momento all'altro arriverà Satana a metterti alla prova. Quindi, quando tu ti senti quei dubbi nella testa, nello stomaco, dappertutto, tu dici: figa, cioè adesso, scusa, adesso Tranquillo. questo è Satana, ma Allora, beccato. dottore, qui si nota una cosa molto. Non si sentiva più. Sentiti libero di esprimere, Sì, tranquillamente, non ti preoccupare, non c'è sulla dottore. Io qui noto un grande tratto narcisistico e lei, non so se lei o tu, se devo darti del lei o del tu, No, del tu, tu assolutamente. mi puoi confermare. Allora, non so se ci hai fatto caso, esattamente come il narcisista ti spaventa dicendoti che là fuori c'è il mostro cattivo, che tipo in questo caso il diavolo, no? Però il narcisista patologico sembra quasi che tu senza di lui non possa stare, ti chiude dentro il recinto e poi ti costringe a sottostare a tutta una serie di privazioni dicendo che lo fa per il tuo bene. Hai detto, tu hai parlato di un soggetto che però il soggetto è pluralista, parli di narcisista. Il problema è che quando tu individui un narcisista lo combatti, se identifichi il narcisista. Esatto. Però purtroppo qua stiamo parlando di un'organizzazione tra le più potenti. Sì. Guarda, solo Ogni tanto il tuo audio se ne va, non so per quale motivo, forse è la linea. e no, forse perché io sono col cellulare, perché mi sono connesso col cellulare, allora Ah, forse ok. probabilmente sto dicendo che purtroppo qui si sta parlando di un narcisista composito, cioè non è un singolo individuo che tu. Certo, loro utilizzano delle persone, utilizzano qualcuno e tu hai la persona davanti che può essere l'anziano, può essere il parente, il genitore, può essere la sorella, il fratello, chi per esso.
Ma in effetti il vero narcisista è impalpabile qua. Il vero narcisista non riesci mai a trovarlo, per il semplice fatto che ci sono mille filtri che ti impediscono di arrivare a trovare il narcisista. Una cosa che stavi dicendo prima, lo diceva anche lui prima, è che ti mettono di fronte Satana, è colpa di Satana, e vai contro lo Spirito Santo, anzi no, contro lo Spirito Santo, perché è ancora più sottile la cosa, vai contro lo schiavo, vai contro il volere dello schiavo fedele e discreto. Ora, il narcisista puro qui è lo schiavo fedele e discreto. Certo. Perché a questo punto... Ma siccome siccome io conosco, quando sono entrato nella verità, tra virgolette, era il 1966 ed eravamo 4.800 testimoni di Geova in Italia. Adesso eravamo un gruppo piccolissimo, li conoscevo tutti, mio padre li conosceva tutti perché era un oratore pubblico alle assemblee, quindi conoscevamo tutti quanti, ci conosciamo, noi veniamo dall'Abruzzo, quindi è stata una delle prime regioni in Italia a conoscere i testimoni di Geova. Quindi conosco migliaia di testimoni, chissà, alcuni mi conosceranno, sono cambiato parecchio, però comunque molti mi conoscono di nome, se sono anche connessi mi ascolteranno, mi fa anche piacere. Magari, scusami se ti interrompo, allora magari mio fratello lo conosci perché lui è un anziano in Abruzzo, quindi magari lo conosco. Guarda, conosco bene in Abruzzo perché mio cognato è stato in Abruzzo per tanti anni, appena è rientrato su, e lui è un anziano giù in Abruzzo, anche... è responsabile di assemblea, una cosa così, vabbè, comunque scusami l'interruzione. No, ma va benissimo. Quindi allora quando eravamo così pochi si parlava in maniera diversa, c'era un rapporto diverso nei testimoni di Geova, perché era l'inizio, erano gli albori qui in Italia, quindi si veniva da Torino e si andava in Abruzzo e poi si è allargato. Adesso ci sono 275.000 testimoni di Geova registrati, che poi non contano i disassociati, che sono tantissime migliaia, tantissimi entrano, tantissimi escono. Quando rimane fermo un numero per anni vuol dire che se sono tanti che entrano, sono tanti che escono. Purtroppo questa è un'organizzazione che non permette la mente libera, ed è cambiato anche il linguaggio, è cambiato anche la comunicazione. Da 2 anni a questa parte la comunicazione è diventata molto emozionale, è una comunicazione fatta di visiva, si coinvolge anche l'aspetto visivo, perché ormai ci si sta rendendo conto che i meccanismi di una volta non funzionano più, c'è sempre più gente con il dubbio, c'è sempre più gente che abbandona. E allora cosa fanno? Hanno incominciato a cambiare anche il linguaggio. Il linguaggio è diventato emozionale, è diventato un linguaggio figurato. Video, musiche che sono letteralmente musiche con suoni che vanno a toccare le frequenze cardiache. Ora, io questo che dico, non lo dico perché ce l'ho con i testimoni di Geova. Io li rispetto come rispetto tutti quanti. Non mi piace, non rispetto l'imposizione che trovi dopo. Esatto, ricordiamolo, il dottore ha detto una cosa molto importante e non ci stancheremo mai di ribadirlo. I testimoni di Geova in tutto questo sono le vittime. Noi quando parliamo giusto del contesto settario con cui ci andiamo a scontrare, parliamo di un contesto dal quale noi vorremmo liberarli, i testimoni di Geova, perché non si rendono conto di essere caduti in una rete molto pericolosa. Ma non si rendono conto, diventa ormai per molti è diventato impossibile. È impossibile perché il lavoro che stanno facendo a livello psicologico hanno distrutto quello che sono gli spazi prossemici. Sì. Non esiste più la prossemica, non esiste più il rispetto dello spazio, della privacy, non esiste più niente. Faccio un semplice esempio. Si è parlato prima, l'ho sentito parlare di comitati giudiziari. Io ho combattuto, ho fatto anche parte di comitati giudiziari e ho combattuto contro questo nome. Perché chiamare comitato giudiziario? Ma adesso apro una parentesi, adesso da poco, da qualche mese, si chiama comitato disciplinare. Sì, esatto. Però sai quanto ho lottato io per anni, litigate, sono arrivato pure, io ho lavorato 5 anni all'ufficio Bethel di Roma. 5 anni ho lavorato, quindi conosco molto bene, non ero interno, ero esterno, ma andavo una settimana sì, una settimana no, facevo una settimana intera, ogni settimana sì, una no, a Roma.
Quindi conosco molto bene il meccanismo. Ho visto delle guerre interiori, viscerali tra di loro, tra Brooklyn e Roma. Non vi dico, Posso non vi dico perché. immaginare. No, guardi, non vi racconto perché non è il momento, non interessa a nessuno questo, chiamiamolo pettegolezzo interno e non mi interessa, i panni sporchi che se li lavano in loro. Però la cosa che mi interessa, io non ne faccio una questione dogmatica, non faccio una guerra contro una religione, non mi interessa, per quanto io avrei da dire su qualche concetto religioso, ma non è questo a noi interessa. A noi interessa la libertà di scelta e la possibilità di essere liberi di scelta, perché stiamo dimenticando il libero arbitrio. Stiamo Esatto. dimenticando che Caino non fu giudicato da Dio, dice, nessuno tocchi Caino, ma il problema è che questo è un pensiero, che dovrebbe riflettere noi uomini, perché io non credo che questo Dio che ci hanno dimostrato sia così malvagio da distruggere milioni di persone e salvare soltanto se c'è una distruzione, se c'è una salvezza, se c'è questo millenario tempo che dobbiamo aspettare. Ma al di là Esatto. di questo, ecco, però noi dobbiamo capire la libertà di scelta. Non possiamo Certo. condannare una persona perché è libera di scegliere. Far sentire, e questa condanna non avviene solo verbalmente, io ti condanno, no, ti fanno sentire in colpa, ti escludono Certo. dalla Ma società, ti perché il tolgono la senso, prossimica, te stesso. la somministrazione del senso di colpa fa parte della tecnica manipolatoria. Non solo del narcisista, ma proprio di qualunque manipolatore psicologico, come tu mi insegni, perché il senso Ma di in colpa. generale, scusa Adriana, in generale di tutte le religioni, il senso di Sì. colpa è la leva di qualunque religione. So che ci sarà anche qualche prete cattolico, ma anche la religione cattolica è basata totalmente sul senso di colpa. Bravo, Cioè, bravo, si scatta un meccanismo per il quale bravo. Bravo. tu non ti sembra quasi che tu non ti comporti bene perché è giusto comportarsi bene, ma perché Geova è contento, perché se no non è contento se non ti comporti così. E quello è tutto senso di colpa, allo stato puro. Quindi tu vivi, soprattutto io ripeto, io racconto la mia esperienza con gli occhi del bambino che ero, vi racconto da genitore che ha un bambino di quell'età lì. Quindi io mi rendo conto che la mia psiche, posso dire così, dottore, mi corregga se dico Dammi del qualche. tuo, per piacere, perché Correggimi siamo proprio se dico una chiacchierata di qualche amici, ecco. inesattezza scientifica, diciamo. Comunque la mia psiche, la mia emotività nasce tutta in quella fase lì di infanzia, impregnata di senso di colpa, che è molto più accentuato rispetto ai bambini che nascono nella religione cattolica, non lo so, ma anche perfino i musulmani penso che non abbiano questo senso di colpa sempre incombente, perché una Tutte delle le religioni definizioni, si basano su questo meccanismo. esatto, con la differenza che io faccio il paragone con la religione cattolica perché, diciamo, è quella predominante in Italia, nella nostra società. La differenza è che la religione cattolica la religione in se stessa, diciamo, è la pa parte della vita di una persona, è un aspetto della vita di una persona. Chi è nei testimoni di Geova è quella la vita. La Sì. vita è quella, è dentro lì. E ti dico di Cioè, più, aggiungo a quello che tu stai dicendo, un particolare che ti fa riflettere quanto importante per loro la vita. A me è stato detto, quando io ho deciso di uscirne, mi è stato detto che se fossimo stato nel Medioevo, io sarei stato meritevole della lapidazione. Già. Cioè, questa la dovevo considerare come una lapidazione, come la morte. La morte spirituale, certo. Sì, Sì. però vedi, fosse stata soltanto la morte spirituale, io potrei chiudere il rapporto spirituale ma mantenere il rapporto umano. Umano, In no. questo caso escludono completamente tutto, sembra quasi che dimentichino quel breve filtro che c'è tra lo spirituale e l'umano. E loro Vero. mettono dentro tutto. Quando c'è una lapidazione, la lapidazione ti toglie, il senso della lapidazione è per toglierti l'aspetto umano, ma ti vogliono togliere la dignità, perché lapidare una persona vuol dire morire piano piano con il sasso, come se ti schia morire schiaffeggiato, ma con un sasso.
e quindi ti si toglie la dignità dell'essere umano. Quindi la lapidazione è qualcosa di molto profondo. Certo. E loro considerano la lapidazione morale, ma che in effetti diventa fisica, proprio come sto leggendo con molti, ma è successo, succede anche a me, io ho tutta la famiglia, genitori, tre sorelle, parenti, tutti, sono tutti completamente distaccati a me, nessuno mi parla. Certo. Io sono diventato Satana, sono diventato. Francesco, una cosa volevo chiederti. Non è che... Tu hai fatto anche comitati giudiziari, giusto? Sì. Due, ecco. Tre. Cioè tre. È come, come anziano? Sì. Ok, allora parliamo un attimo, voglio aprire una piccola parentesi prima di leggere il messaggio di Max, sul fatto che spesso e volentieri la persona che poi si vuole far riassociare deve fare la domanda scritta di riassociazione e spesso gli viene rimbalzata. Sì. Sembra quasi che si debba proprio in modo... peraltro anche abbastanza sadico, stare lì a girare il dito nella piaga, è come se questo poverino non avesse espiato abbastanza i suoi peccati. Ma la cosa più strana, sai qual è? Che tu la domanda di riassociazione la devi fare a al comitato di anziani che ti ha disassociato. Esatto. E attenzione, se ti hanno disassociato e tu ti sei comportato in maniera... perché... vedi, i cattolici hanno il TER. Io negli studi di giurisprudenza internazionale c'è stato un esame di per quanto riguarda il TER, per quanto riguarda l'esame sulla adesso non me lo ricordo neanche più, comunque va bene, era per quanto riguarda il comportamento del TER, su alcuni comportamenti del TER, è un esame facoltativo, però comunque a me interessava per questo. E lì ti danno esame rotale, si chiamava l'esame rotale. Uh-huh. Lì ti danno anche un avvocato che ti difende. A differenza del TER che loro condannano, loro lì non hai un anziano che ti difende, tu non hai la difesa, tu sei soltanto di fronte. Io avevo 7 anziani di fronte, attenzione, 7 ne avevo, e mi hanno tenuto per 9 ore. Quindi il comitato l'hanno fatto anche a te? Certo. Ah, ma io ho avuto, allora, prima ho avuto un comitato, perché quando poi si è scoperto che io studiavo mi hanno disassociato. Poi io perché studiavi? Sì, ma per altre hanno mi hanno costruito l'apostasia, me l'hanno costruito, ma non era vero. Ah, non okay. Ma non sono stato disassociato per apostasia, assolutamente. Ah, ok. No. Voglio aprire ok. Mi hanno disassociato perché i miei comportamenti erano contrari a quello che io non rappresentavo il vero testimone di Geova, e per loro ero una cattiva compagnia e via di seguito così. Va bene, poi io sono stato riassociato e quindi ho passato anche questa esperienza. Nei miei quasi 60 anni di verità ho provato anche quella. Ma devo dire che quando ti vengono affronti un comitato giudiziario, e lì scattano dei meccanismi particolari, perché si tira giù il palcoscenico, cioè si toglie il palcoscenico, praticamente tu ti ritrovi nudo e crudo per quello che è la realtà che c'è nei testimoni di Geova, cioè c'è un giudizio letterale, e se tu sei a quel giudizio non rispondi, anche di fronte a quel giudizio dove tu dovresti essere difeso e ti difendi e stai sulle corna, per modo di dire, a quelli, stai tranquilla che quando farai le domande di riassociazione molto difficilmente te la accetteranno subito, te la fanno pagare. Ma anche se tu sei comunque la persona che accetta la cosiddetta disciplina, te la fanno pagare. No, allora, e lì devi dimostrare, ecco, vedi, non solo, allora, lì devi dimostrare di essere umile, accettare la disciplina, prenderla come una disciplina, cioè ti tagliano la testa e tu dici sì, accetto di farmi tagliare la testa perché esatto. È giusto che sia così, me la sono meritata, è colpa mia e Geova non mi benedice, quindi io devo ritornare a Geova e loro te la devono ricucire quella testa, ti ricucciono quella testa, ma non sarà più come prima. Esatto, quindi perché consigli... tu porti una macchia. Consigli a una persona che ha subito l'ostracismo un ciclo di sedute da uno psicologo? Guarda, io le faccio da tutta Italia, adesso le faccio online perché mi chiamano da tutta Italia, le sto facendo, mm-hmm. Sono tanti che mi conoscono e quando sono usciti mi hanno cercato per sentirsi confortati, per sapere cosa significa. Io ho vissuto tantissimo, ho vissuto come testimone di Geova tanti anni e ripeto,
ancora adesso mi sento dentro su tante cose, testimoni di Geova, ma attenzione, non come comportamento su certe cose, su certe conoscenze, perché non puoi cancellarle. Ho avuto certo. un'educazione di testimoni di Geova e mi rimane questa educazione. Non posso dire, anche per il bene che voglio a mia mamma, perché devo dire che mia mamma è una vittima, ma è così sincera che non hai neanche idea, e ormai ha tante passanti, vorrei che morisse serena, perché gli voglio veramente bene, devo ringraziarla per tutta l'educazione che mi ha dato. Quindi non è che dobbiamo demonizzare completamente tutto, perché per essere obiettivi e onesti dobbiamo capire dove sono le cose sbagliate, ma dove sono anche le cose che hanno fatto bene. Perché ricordatevi, vi danno un buonissimo bicchiere di acqua fresca. Ricordatevi questo esempio. Noi, quando uno diventa un testimone di Geova, beve un bicchiere di acqua fresca con dentro una goccia di piscio. Che schifo. Allora, cosa importante, e poi magari se vuoi facciamo un'intervista con te in un secondo momento, proprio sugli aspetti psicologici, perché secondo me potrebbe essere utile, Francesco, se tu sei d'accordo, fare anche delle sezioni, anche brevi ma utili, che potrebbero essere quasi delle sezioni di psicoterapia. Se guarda, tu sei d'accordo. Io ti dico di più, ti dico, io sono il rettore dell'Università Univisconti, l'ho fondata io l'università nel 2013. Questo è stato anche motivo di scontro, di guerra, non immagini come. E mi occupo del sociale, in modo particolare delle devianze sociali, quindi mi occupo del bullismo, stalking, mobbing. Sono criminologo, ho lavoro per la Procura di Bergamo, quindi ho alcuni impegni di questo genere, lavoro con tantissimi colleghi che sono già avvocati iscritti al foro, ma che praticano l'avvocatura. Io non mi sono laureato in giurisprudenza, ma non faccio l'avvocato. Mi occupo di queste cose. E ti devo dire che ho fatto per anni, ho fatto in giro per l'Italia, abbiamo fatto sessioni riguardo all'oltracismo, anche all'oltracismo religioso in generale, perché non è solo nei testimoni di Geova, attenzione, perché se parliamo di scientologia ce n'è tantissimo, se parliamo di islamismo ce n'è da dire tantissimo. Guardate, non immaginate, i testimoni di Geova non sono gli unici al mondo, sono tutte le religioni hanno una forma di oltracismo, anche addirittura, vi stupirà qualcuno, anche il cattolicesimo ha dell'oltracismo. Quindi ogni forma di organizzazione religiosa ha degli scopi che vanno a toccare per forza l'oltracismo, se no non c'è organizzazione. Tu per costruisci un'organizzazione o ti ritieni con la forza in qualche modo o non ce l'hai, pochissimi. Se vuoi il potere, i testimoni di Geova hanno un potere potente, è un'organizzazione potentissima al mondo, forse una delle più potenti. Putin l'ha contestata non come religione ma come ente giuridico, quindi cerchiamo di capire che abbiamo a che fare con un'organizzazione potente, capacissima, con elementi intelligentissimi che hanno lo scopo solo del potere, non certamente camuffato da pecora. Quindi abbiate pazienza, capisco tutte, e quando mi chiamano, che io le offro le sedute, le faccio regolarmente. Certo. Sono allora, modesto nella mia richiesta. Però modesto nella richiesta, non so se si può sapere, poi magari me lo dici in privato se lo vuoi dire. No, sì, va bene, lo faremo in privato, adesso non voglio fare nessuna pubblicità. Sì, no, perché l'idea sarebbe questa, se tu sei d'accordo, fare di tanto in tanto un video che potrebbe essere un assaggio, diciamo, qualche aiuto pratico, qualche consiglio a chiunque. Di noi assolutamente sì, assolutamente, diciamo, come se fosse una seduta di terapia di gruppo, diciamo, per tutte quelle persone che sono uscite a pezzi da questi contesti settari. Quindi ti ringrazio per la disponibilità. Apro una parentesi. Vorrei leggere qualche messaggio, in particolare Max dice: l'obiettivo è tenerti impegnato, il più impegnato possibile, così non si riesce ad avere tempo di pensare. Questo è sacrosanto, cioè vieni sfiancato da tutti quegli impegni teocratici, tra virgolette, no? Qualcuno chiede, Marco 66, ma dovete dare ogni mese bisogna dare del denaro, una famiglia in difficoltà come fa? Pure 10 euro se non li ho come faccio? Non oso immaginare. Allora, specifico questa cosa perché premetto che non ti obbligano. Qui è ancora il discorso, non c'è un obbligo scritto, non è che ti dicono tu devi, no? Il meccanismo è sempre lo stesso, perché scusami, se ti ricordi all'inizio, io mi ricordo quando ero piccolo, diciamo, quindi stiamo parlando di 30 anni fa,
Le riviste, i libri ce l'avevano il prezzo. C'era Certo, il prezzo delle riviste, solo che c'era la maggior parte magari che ne vendeva 4 al mese e che è quindi ti da dare metteva contribuzione, bravissimo, è quello che vero. aveva venduto. A un certo punto hanno detto, probabilmente, non lo so, ripeto, No, questa per non è una una cosa questione di che. tasse, per una questione di Esatto. tasse. Non mi Capito, appassiona neanche l'argomento, però a un certo punto hanno detto, da adesso in poi le riviste, le pubblicazioni non hanno nessun prezzo. Contribuzione volontaria se qualcuno ve la dà, se nessuno ve la dà, cioè se date le riviste via gratis, comunque le contribuzioni devono entrare lo stesso. E se uno all'inizio del mese ritirava 60 riviste, 4 libri e non lo so quant'altra roba, andava da sé che metteva le contribuzioni per quello che ritirava. E questo solo per le pubblicazioni. Poi ci sono quelle per le sale del regno, le costruzioni, le opere di bene, non lo so adesso di preciso, senza contare che le contribuzioni. Per l'opera del regno, per le sale del regno, Esatto. per il Però Pionier. apro una parentesi ancora più inquietante. Mi è capitato nel mio ultimo periodo da testimone di Geova di assistere a una scena che mi ha toccato molto. All'epoca l'ho vista poco equilibrata, ma adesso capisco che è proprio manipolazione allo stato puro. La mia padrona di casa a Roma, quando abitavo zona Piramide, stavamo andando insieme all'assemblea. E lei in quel periodo era in serie difficoltà economiche. E mi ricordo che era veramente con pochissimi soldi. Lei ha detto: io piuttosto non mangio, ma le contribuzioni all'assemblea le devo mettere. Vedi, vedi, hai detto una cosa, hai detto una cosa molto sottile. Tieni conto che non avevo delle costrizioni. Cioè, ti dicevo, tu sei obbligato a mettere, quella è una costrizione verbale presente. No, c'era una manipolazione sul senso di colpa. Se non metti le contribuzioni, non stai contribuendo alla casa di Geova. Il vero cristiano si vede dai suoi valori. Cioè, tutte queste cose dette, ridette, ritrite per anni, dette ogni adunanza, 2 volte alla settimana, e poi lo studio personale, lo studio familiare. E con tu la scrittura del giorno e Un quante attimo solo, apro una parentesi, siccome c'è il mio amico Massimo Taramasco. Massimo, entra, ecco il link, entra nella live per favore, Massimo. Io non l'avevo visto, Massimo. Scusate, ma Prego, vedo prego. con grande ritardo, ma ci tengo molto a presentarti Massimo Taramasco perché è colui che mi ha liberata da tutto questo contesto e quindi vorrei presentarvelo e se è ancora qui con noi, purtroppo perdonami Massimo, ma io non vedo i commenti subito quando arrivano. Magari ha scritto mezz'ora fa e non me ne sono accorto, se n'è già andato. Spero di no. Può darsi che non sia. Ma non c'è problema perché tanto io glielo mando su WhatsApp. Adesso gli scrivo Taramasco, Taramasco. Massimo entra nella live. Ecco il link. Speriamo che lo vede perché se non lo vede là, lo vede qua. Sempre se in questo momento non sta facendo una live pure lui, perché lui pure fa spesso le live a tarda ora e io l'ho visto adesso il suo messaggio. Magari ci fosse qualcuno, stavo pensando a quello di prima, magari ci fosse qualcuno che ancora testimone ascoltasse, perché il problema è che purtroppo questo è un altro limite che mettono, cioè non possono ascoltarci Certo. perché noi siamo apostati, Sì, siamo tacciati infatti. per apostasia. Esatto. Io Una non cosa solo. sono, io ci tengo a dirlo, non mi sento, non sono assolutamente un apostata. Perché riconosco che c'è la libertà. L'apostata è quando una persona va contro i detti così. Ma l'apostasia, in effetti, ha un altro significato ben più profondo. Non è semplicemente essere in contrasto con un'idea. È diversa la cosa. La Certo, libertà di idea è una cosa, assolutamente. l'apostasia è un'altra. È assolutamente Una diversa. cosa importante perché Giorgio scrive della Soga Gakkai, cosa sapete? E io proprio oggi, grazie alla segnalazione di una persona che mi segue sul canale, ho scoperto un canale di una persona che ha fatto
fatto diversi video sulla Soka Gakkai, sarebbe il, diciamo, una sorta di sedicente buddismo, il buddismo di Nichiren Daishonin, che tra l'altro io ho frequentato per un periodo. La cosa interessante è che lui sostiene che la Soka Gakkai pratichi l'ostracismo, e la cosa interessante è che quando io li frequentavo, questi sedicenti buddisti, poi invece persone tipo Massimo Taramasco ti diranno che il vero buddismo è quello tibetano, e che la Soka Gakkai è una setta, e chiesi proprio questa cosa, perché all'epoca ero stata disassociata dai testimoni di Geova. Ma voi, se una persona poi se ne va, gli togliete il saluto? E loro mi dissero di no. Non è vero. E quindi io cosa ho fatto? Ho commentato sotto il video di questa persona, ex Soka Gakkai, proprio per chiedergli di poter essere intervistato nel mio canale, perché è giusto poter parlare non solo dei testimoni di Geova, ma anche di tutti gli altri contesti. Esattamente, settuali. Questo che volevo dire io prima, il discorso che facevo prima era proprio un po' più generalizzato, perché poi sono le stesse cose, guardate che rappresentano le stesse cose, se non in alcuni casi vi posso garantire, lo dico a tutti coloro che stanno soffrendo per oltracismo, che c'è un oltracismo ancora più violento in altre associazioni come gli Scientology, e quindi vi posso dire che lì si va veramente, anche fisicamente si arriva, se nei testimoni di Geova ci sono alcuni casi, ma non è la regola, nella scientologia sì, e quindi tra gli scientologi c'è, quindi vi dico che è giusto parlare, se parliamo di questo argomento, farlo bene a 360 gradi. Postataccio. L'unico problema qual è? L'unico problema è che purtroppo sono pochi. Chi è Marco 66? Ciao postataccio. Sì, e la postataccio è Wind of Change, che è un ex testimone di Geova. Mauro, ma grazie, non mi faccio vedere per motivi lavorativi, perché purtroppo nella mia precedente occupazione, che tutti sanno, cioè ormai il segreto di Pulcinella, ebbi un problema, e forse uno dei no, proprio dall'azienda mi dissero che dovevo chiudere il canale. No, rispondevo a Salvatore, scusa, gli abominevoli. Sì, no, ma ho capito, ma non ti preoccupare, non c'è problema. Sì, quindi allora temo di aver perso il lavoro precedente proprio per il canale. Io ero dentro il letto quando mi sono collegato, mi sono alzato e sono venuto qua in studio. Hai fatto bene, hai fatto benissimo. Ma Massimo Taramasco, ma che fine ha fatto? Allora, una setta, Luigi Corrias, parli della Soka Gakkai, una setta giapponese ispirata ai principi di un monaco buddista giapponese al buddismo giapponese, però sarebbe lungo spiegare di che si tratta. Luigi, vuoi entrare? Luigi, allora ti do il link e entri, perché così ci spieghi, almeno cominciamo a fare un'infarinatura, e poi questo potrebbe essere uno spunto per una prossima live. Una la farò con il dottor Francesco Di Carlo e un'altra poi completa con Luigi, se ci vuole spiegare bene qualcosa per addentrarci, no? Un po' nel mondo della Soka Gakkai. Adriano, scusami se ti interrompo, giusto per chiudere il discorso che facevamo prima riguardo all'apostasia, visto che ho letto un messaggio che diceva che letteralmente significa stare fuori, una roba del genere. Sì. Chiaro che nel gergo dei testimoni di Geova l'apostata è quello che non solo non si limita a non far più parte dell'organizzazione, ma diciamo gli va contro, nel senso che cerca di smontare le teorie religiose. La differenza che secondo me che si perde di vista con i testimoni di Geova è che, come dicevo prima, non è una religione che, in senso stretto, è un modo di vivere. La parte religiosa passa quasi in secondo piano, nel senso che sì, ci sono quelle quattro credenze estrapolate dalla Bibbia, che possono derivare dall'ebraismo, dal cristianesimo, da quello che è. Però queste fanno da sfondo poi a una serie di comportamenti che invadono la vita delle persone. Non è solo dire io credo alla risurrezione, io credo, sono un creazionista, oppure cose del genere.
tutto il resto occupa molta più parte. Senti, ma ti faccio una domanda: tu sei mai stata a un ristorante a mangiare la carne? Penso di sì. Sì. Oh, che ti danno la bistecca nuda e cruda sul piatto? No, è chiaro che ci deve essere il contorno. Chiaro, sì, ci deve essere il contorno. Tieni conto che adesso, tra le cose che stai dicendo, è vero, ma tieni conto che per loro è importantissimo condire, e adesso lo stanno condendo così tanto che addirittura hanno esaltato gli strumenti elettronici che hanno per fare le assemblee. C'è stato un filmato, un video che è stato per un'ora a elogiare la grande tecnologia dei testimoni di Geova, il sito, le assemblee, i meccanismi, così. Ma che c'entra questo con la fede pura? Non c'entra niente, ma perché è proprio la fede ormai è rimasta una, non lo so, propaganda, si chiama propaganda. Esatto, sentite, allora abbiamo al telefono in collegamento Luigi Corrias, che ha avuto dei contatti con la Soka Gakkai, e ci tenevo a farlo entrare in live in questi ultimi minuti che abbiamo, perché è quasi mezzanotte, la mia coinquilina viene qua e mi picchia. E Luigi, benvenuto prima di tutto. Grazie anche a voi. Ciao. Allora, Luigi, tu hai detto che hai conosciuto, non so se hai proprio frequentato qualche riunione della Soka Gakkai, o se conoscevi delle persone. Sì, Occo. Scusate, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Va bene. Sì. Grazie. Scusate, se sono in déshabillé, ma mi avete convocato così, scusatemi. Tranquillo. Scusatemi. Ci siamo tutti in déshabillé. Scusatemi, cioè, la prossima volta vengo con la cravatta. No. Va bene. No, basta. Anche no, basta. Per favore. Hai allora, la cravatta no. No. Niente, esattamente qual è la domanda? La domanda è vero che la Soka Gakkai pratica l'ostracismo nei confronti delle persone che se ne vanno? Innanzitutto, la domanda, io sono confrontando quello che so. Cioè, qualunque, ora c'è il plurilaureato dottor Francesco Di Carlo, eccetera, eccetera. Ma vabbè, lascia stare il plurilaureato, era per fare solo una. Anch'io sono laureato in filosofia e ho dei buoni studi. Ah, ok. Beh, okay. Ottimo. Allora, la domanda è. La domanda è. Allora, la domanda è: la Soka Gakkai cosa fa nei confronti dei fuoriusciti? Cioè, se una persona diventa tra virgolette buddista della Soka Gakkai, si prende il gonzo e comincia a praticare Namyoren Renge Kyo, a fare le recitazioni del mantra, poi a un certo punto non vuole più essere buddista, magari si converte al cattolicesimo, che cosa succede? Ma esattamente non lo so. Simone, la smetti di chattare mentre... Per favore, Simone, ti prego. Oddio. Allora, al volo perché è quasi mezzanotte, quindi abbiamo poco tempo. Qualcuno chiede cosa sono quegli abiti scuri che hai dietro di te. E sono i miei cappotti. Ah, ok. Alcuni cappotti, un sacco di cappotti, di giacche, non riesco, cappelli, scusate. Comunque, Luigi, rispondi alla domanda, che dobbiamo andare a dormire, ti prego. La domanda è: se una persona entra nella Soka Gakkai e poi se ne va, ma non è che se ne va perché non frequenta più, se ne va dopo essersi convertito al loro tipo di buddismo che non è tibetano, che cosa succede? È vero che viene poi emarginato, gli tolgono il saluto, non ci parlano più? Lo stiamo perdendo? No, mi sa che lo sta scrivendo. No, io sto scrivendo perché c'è un lag terribile.
Sto scrivendo. Ah, ok, ok, ok. Quindi Wind of Change, non succede niente. Non succede niente. Ho un amico uscito dalla soca, non succede nulla. Ma allora perché c'è questo signore che fa i video? No, non tu, c'è un signore che fa i video e dice non riesco che... a parlare, c'è un ritardo, scusate. No, allora ti lasciamo, Luigi, mi dispiace tanto. Grazie per essere stato con noi. Lo rifacciamo in un'altra occasione, ci risentiamo con Ok, okay ciao Luigi, grazie. Ciao, ciao, è stato un piacere. Ciao, ciao, ciao. Grazie Luigi. Ragazzi, a prescindere, adesso ce ne andiamo tutti a dormire perché è arrivata la mezzanotte e quindi Aurora dice che stiamo dicendo un sacco di... Posso dirla questa parola oppure YouTube... Cacciate? Stronzate, più o meno, è un sinonimo, può essere. Aurora, ma riguardo a cosa? No, ma non ho capito. Se lei mi dice quali sono le cazzate che io racconto. Ma non prenderla sul personale, dottore. No, 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 ma no, nel senso che stiamo facendo un discorso molto serio e non pensa, quando si parla, per esempio, di violenza sulle donne, nessuno si permette di dire che sono cazzate. Quando si parla di violenza su di bullismo o di stalkerismo, così, nessuno può dire che sono cazzate. Qui si sta parlando di una cosa molto delicata, si sta parlando di oltracismo, che è un argomento delicato. Quindi se qualcuno pensa che sono delle cazzate, si sbaglia, perché c'è gente che si è anche suicidata. Assolutamente. Scusa, apro una parentesi. Scusa, apro una parentesi. Diciamo cazzate. Apro una parentesi tecnica per Luigi. Sì, Luigi, ho capito qual era il tuo problema. Tu eri entrato con StreamYard lasciando aperto YouTube su un'altra pagina. Quindi tu sentivi doppio, capito Luigi? Perciò il problema era quello. Però Luigi sta scrivendo una cosa sulla violenza sulle donne, che poi vorrei leggere. Scrivi che poi, ok... lo leggo se faccio in tempo. Quando entrate, se entrate con StreamYard, dovete silenziare YouTube, se no non capitate, non capite più nulla poi, perché sentite un suono doppio. Ecco perché lui diceva sento un eco strano, capito? E quindi era un po' spaesato per questo motivo. Sì, ho capito perfettamente quello che è successo, Luigi. Ti è successo quello. Infatti aveva una faccia un po' disorientata. Sono manipolatori e sminuiscono il problema, esattamente. Ragazzi, purtroppo si è fatta la mezzanotte e io come Cenerentola andrei a dormire, se no mi piomba qui Antonella, la coinquilina col bazooka, sicuro, sicuro. Però è stato un piacere davvero. Allora, sicuramente Simone è stato molto interessante sentire la tua esperienza. E, spero di riaverti ospite anche altre volte, anche in altre live, perché visto in queste live poi chi vuole entrare, è carino che facciamo anche nuove amicizie volentieri. Francesco, noi rimaniamo con la promessa di fare una live che poi se funzionerà si potrà ripetere, concepita come una sorta di terapia di gruppo, stabiliamo un argomento. Esatto, lo stabilirei. Seguiamo l'argomento, perché sennò poi ci perdiamo in mille argomenti. Esatto, perché secondo me. Allora, quello che vorrei fare è dare una terapia gratuita su YouTube, una terapia di gruppo gratuita. Scegliamo le persone. Allora, possiamo decidere o che chiunque partecipa alla live espone il suo problema, oppure scegliere le persone che si prenotano e fare questa sorta di terapia di gruppo per aiutarci a vicenda tra fuoriusciti, perché secondo me abbiamo una scaletta di un tot di persone che fanno delle domande così, e noi risponderemo, tratteremo quelle domande e cercheremo di dare dei consigli e dei suggerimenti utili per poter superare, perché lo scopo ultimo è qual è? Non è quello di andare a contestare i dogmi, ma è quello di aiutare coloro che stanno soffrendo come riacquistare la serenità, l'equilibrio emozionale. Esatto. Perché la nostra sfera emozionale è molto delicata. Sappiate che il problema è che si estende anche nella vita quotidiana di tutti i giorni, perché una sfera emozionale alterata potrebbe portare anche a guai molto più grossi. Quindi a me interessa lo stato di salute mentale delle persone in senso sociale, perché poi ne paghiamo noi come società. Esatto. Allora, prima di tutto faremo questo servizio gratuito che spero apprezzerete, terapia di gruppo
gratuita che secondo me è molto utile. Poi in ultima analisi ci tengo molto a, rispondere alla domanda di Elisa. Alcune vostre ideologie dei testimoni di Geova sono rimaste uguali, ad esempio la posizione delle donne o la comunità LGBT? Ci tengo molto perché io personalmente ho amici gay, il mio migliore amico è gay e ha un fidanzato. Anch'io ne ho di amici gay. Io non sono gay, però vabbè. Non è necessario sottolinearlo, perché tanto non ci sarebbe niente di male. Io ma ho amici gay, ho dei pazienti gay che sono usciti, che hanno avuto dei grossi problemi, comitati giudiziari. Io ho due amici. Anche alla Bethel c'è stato un caso molto grosso di questo. Ho due amiche transessuali, una operata, adesso ha cambiato anche i documenti, quindi è donna gli effetti, e un'altra che è in fase di transizione, che spero si operi presto, sta facendo... Quindi avrà fatto comunque le sue sedute, normale. Le avrà fatte... Sì, è già fatto tutto al SAIFIP, dopodiché ha cominciato la terapia ormonale, è quasi un anno, quindi adesso comincerà con l'operazione sicuramente. E per quanto riguarda la posizione delle donne, assolutamente no, anzi, molte persone che se ne vanno dei testimoni di Geova, se ne vanno, e non so se tu me lo confermi, se voi due me lo confermate, disgustate dal... l'approccio misogino che ha la società guardia, no? Assolutamente sì, ma non per cattiveria, guarda, ti posso dire che loro stessi sono vittime di queste cose. Purtroppo lo fanno perché sono convinti che è un peccato. Il problema è che delle persone che tengono come modello di comportamento un libro scritto nel primo secolo e che per non lo so quanti anni è tuttora il loro riferimento morale a qualsiasi livello, è ovvio che ci siano problemi rispetto alla posizione delle donne, rispetto a gay, orientamenti sessuali diciamo diversi dall'eterosessualità. È tutto ampiamente condannato, ma senza neanche preoccuparsi di non farlo sembrare. Certo. Allora, ragazzi, io lo dico se ci sono in ascolto. Chi ha bisogno di parlare, non si isoli, parli. Io voglio bene a tutti. Se avete bisogno di parlare, se avete bisogno di sfogarvi, di dire la vostra, vi sentite emarginati, vi sentite lontani, cioè la vostra famiglia non vi parla più, non vi parlano più gli amici che vi hanno creato intorno, vi sentite soli, chiamateci. Parlate con noi siamo a disposizione, vi vogliamo bene. Ricordate che l'amore non è solo dentro un ambiente, l'amore, il vero amore, è l'interesse per gli altri. Anche perché io posso dire, poi vi lascio parlare e chiudiamo. Il problema è che molti testimoni di Geova, dalla retorica che sentono normalmente, per loro uscire dai testimoni di Geova vuol dire essere una brutta persona, vuol dire essere una persona che ha abitudini deplorevoli, puoi essere anche la persona più brava del mondo, più onesta, con sani principi, ma sei comunque una cattiva persona. E io, se posso dire la mia, la dico molto semplicemente: state tranquilli che anche se non siete testimoni di Geova, siete delle brave, potete essere delle brave persone lo stesso. Io non è che sono uscito dai testimoni di Geova perché volevo drogarmi, volevo ammazzare la gente. Io volevo avere la mia vita, volevo essere padrone delle mie decisioni, delle mie scelte. L'uscire dai testimoni di Geova è questo: riprendere in mano la propria vita, fare delle scelte che influiscono su te stesso, non che qualcuno prenda delle scelte per te. Il problema è che i testimoni di Geova, un po' come purtroppo per me è inevitabile il problema col narcisista, ma forse tu, Francesco, mi darai ragione. Le ex del narcisista sono tutte matte. E guarda un po', i fuoriusciti dei testimoni di Geova sono tutti cattivi apostati che sono andati via per farsi i loro porci comodi. Esatto. Coincide tutto, coincide tutto. Una guarda, ma hai detto bene, narcisista.
L'organizzazione è narcisista, oltre che essere maschilista, è anche narcisista. Beh, ma voi avrete sentito, io mi ricordo nella mia memoria di persone, non testimoni di Geova, che magari cominciavano a frequentare oppure conoscenze di testimoni di Geova, che si diceva, quello lì è proprio bravo, gli manca solo la verità. È vero, cioè, è vero. Per dire che comunque... Per loro essere una brava persona, cioè le brave persone sono solo dentro la verità. Se quello, beh, quello può essere... Solo... Allora, una cosa interessante, no? Perché Valentina dice quello che ti dicono loro per una vita, che non potremmo mai essere padroni di noi. Non è vero, non è vero. Esatto, però avviene il momento in cui, cioè, scusate, ho visto un post su Facebook oggi con un cantico. Scusa Adriana, vale Phoenix, ho detto non è vero, non che non è vero quello che hai detto tu, che non è vero che non siamo padroni di noi stessi. Esatto, però la cosa interessante è che loro ti dicono che se tu non sei schiavo di Dio, lo sarai del diavolo, no? Ma la cosa interessante, e questo ti terrorizza, ma la è cosa interessante... Esatto, la cosa interessante è quel cantico che spesso si canta quando ci si battezza, e non viviamo più per noi stessi, da oggi noi siamo tuoi, oppure sia che viviamo che moriamo apparteniamo a Geova, cioè non siamo... Aspetta, ti aggiungo una cosa importantissima in questo piccolo passaggio, parentesi veloce, te la chiedo, sì. È cambiata la formula battesimale? Dopo il 1984 è cambiata. È vero, sì, lo so. È cambiata. E attenzione, è molto sottile la cosa, è molto sottile, perché lì ti fanno, ed è considerato legalmente un'adesione legale, è una firma vera e propria, ti dicono che appartieni sì la prima domanda a Geova, ma la seconda domanda che accetti di associarti all'organizzazione, di essere un socio della Watchtower, esatto. E molti non conoscono neanche che esiste uno statuto, e allo statuto, all'articolo 5, parla molto chiaro riguardo al potere che hanno su sbatterti fuori e usare questa forma di comportamento nei confronti di chi fuoriesce. Guardate che è una cosa molto formale, ma molti non lo sanno neanche che esistono queste cose, non viene neanche insegnata nello studio prima del battesimo, quindi questi cantici non fanno nient'altro che ricordarti il tuo impegno morale, che poi sì, non è più neanche morale, perché se no sarebbero perquisiti legalmente, perché sappiate, attenzione, non facciamo una guerra legale, per quanto prima o poi arriverà a chiarirsi alcune cose, perché si sta già lavorando su interrogazioni parlamentari, ma al di là di questo tenete conto che loro si sono parati il fondo schiena facendo un'adesione ufficiale al vostro sì pubblico, è una formula. Se voi non rispondete, tanto loro mettono che vi hanno sentito, ci sono i testimoni che avete risposto sì e avete firmato. È una firma legale. Molti non lo sanno che stanno firmando un documento legale. E molti non sanno che si ritrovano nello studio biblico che fanno prima del battesimo. Non si studia quello che è. Allora uno dice, ma sai, ci deve essere chiaro, uno deve sapere tutto, bisogna scrivere tutto quanto, l'informativa, essere informati. Sì, però stranamente quando si studia non si studia quello che è. Le leggi che ci sono dentro, non si studiano quello che è l'articolo 5, l'articolo 4, l'articolo 1, quello che è lo statuto della società, perché per lo Stato italiano la Watchtower Society è una società, come può essere una SRL, è una società con delle regole, ma è una società a tutti gli effetti e deve avere uno statuto che corrisponde anche alle regole della Costituzione italiana. È chiaro che se lo statuto tu lo firmi, accetti quelle regole. Ma io non ho firmato niente. Abbiamo firmato tutti quando abbiamo detto sì. Io no, perché io mi sono battezzato prima dell'84. E prima dell'84 non c'è. E qui è stata una delle mie guerre, una delle mie battaglie. Io non faccio parte dei testimoni di Geova attuali. E l'ho sempre detto. Io faccio parte dei testimoni di Geova prima ancora che si formasse lo statuto. È vero. Allora, nel 1984 è stata poi stabilita questa regola. Certo. Io non ho firmato niente. Quindi a me allora, i capi giudiziari era un abuso nei miei confronti. Allora Francesco, è interessante perché
Con quel sì, il testimone di Geova si ritrova ad essere socio aderente della società Torre di Guardia, senza diritto di voto. Sì. E la cosa interessante è che è proprio che la firma non c'è mai stata, nessuno te l'ha mai detto, ma tu l'hai detto in quel momento, quando hai risposto sì alla seconda domanda, comprendi che col tuo battesimo diventi... Brava. Vero, testimone di Geova appartenente all'organizzazione, bla 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 bla. Ma tu, quando ti stai battezzando... Di religione non c'è niente lì dentro, eh? Esatto. E la seconda domanda è politica, non è religione. È esatto. politica. È esattamente, politica. Rispondere sì a quella domanda è esattamente come rispondere sì a una domanda fatta da un operatore telefonico che ti sta per fare il contratto telefonicamente, né più e né meno. E bravo. Quindi... questo è un inganno a tutti gli effetti. Assolutamente sì, perché non c'è l'informativa, non sei stata informata, non hai firmato il consenso informato. Quale informato? Tu hai fatto un consenso, ma non informato. Esatto. Però se posso dire la mia su questo argomento, il problema però quando uno prova o decide che vuole uscire, non è che ti dicono, no, perché tu ormai sei socio, non puoi uscire perché hai firmato, perché hai detto sì. Loro fanno leva su tutt'altra cosa. La fregatura dell'essere associato gli torna utile. No, guarda che c'è un imperfetto. No, sto dicendo, ogni anno ti fanno firmare per continuare l'adesione. L'adesione continua con il rapporto di servizio che tu compili. Quelli sono, penso che siano fini burocratici loro, che devono avere un tot di associati per la sparo lì senza sapere niente, finanziamenti, sgravi fiscali, non lo so, la butto lì, sono ignorante in materia. 5 per 1000. Ok, il problema è che loro quello lì lo utilizzano, ma secondo me è una fregatura chiara, è una circonvenzione di ignorante, diciamo, però la usano per fini loro, cioè a noi questa cosa non ci ha mai fatto la differenza nella nostra vita, penso. Sì, scopri che sei associato a un'organizzazione, il dubbio magari ti aveva sfiorato, però il problema è quando uno ne vuole uscire. Quando vuoi uscire non è che ti dicono no perché sei socio, se sei socio devi pagare una penale per non essere più socio. Loro ti tengono dentro con una manipolazione mentale. Certo. E questo che voglio io lo dico, questo lo dico a uso e consumo di quelli che ci ascoltano e che dicono è come, non lo so, un contratto, fregatura della fornitura elettrica, ormai ci sei dentro e devi pagare. No, tu sei libero di andartene quando ti pare e piace. Puoi farlo, cioè chi vuole uscire dai testimoni di Geova può farlo. Ci vuole forza di volontà, ma si può fare. Allora, dobbiamo praticamente uscire dalla paura del ricatto. A me viene in mente un famoso film, proprio il ricatto, se non sbaglio si chiama, no, Il riscatto forse. Era un film, non so se con Kevin Costner, adesso non mi ricordo, gli veniva rapito il bambino e insomma, non, per farvela breve, lui non cede al ricatto e si va a riprendere suo figlio. Anziché cedere al ricatto, gli denuncia. Insomma, era un po' la morale del film, era non cedere al ricatto, ma fare qualcosa per spezzare questa catena. Cioè, il discorso è questo. Tutti siamo convinti di non poterne uscire, ma in realtà se ne può uscire. È un po' come, che ne so, anche se l'esempio che porto è un po' più difficile poi da attuare, quello dello strozzino. Lo strozzino che va là, ti picchia, ti minaccia, basterebbe porre fine con una denuncia, però capisco anche che non è possibile per tutti, perché questa è una cosa magari come esempio anche un po' più estremo. In questo caso è molto più semplice, veramente, basterebbe fregarsene. È chiaro, poi cioè, non deve essere semplicistica la situazione, perché comunque ci sono dei risvolti, come dicevamo prima, coinvolgimento emotivo, è chiaro che non è facile, però cioè, uno deve mettere sul piatto della bilancia, voglio continuare a essere schiavo di questo senso di colpa, di queste amicizie forzate, del non poter fare delle scelte personali, o preferisco cioè,
è una cosa che va pesata, cioè se io sono disposto a rinunciare a delle amicizie per riprendere in mano la mia vita, io lo faccio. Guarda, è un po' come stare con una persona, e mi perdonerà Luigi che non è d'accordo perché dice che con troppa leggerezza tiro fuori il discorso del narcisista patologico. Ma non è Ecco, una leggerezza. allora, Dispiace, è ma non è come una stare leggerezza. con beccarti il narcisista che ti fa tagliare con tutte le amicizie, ti fa lasciare il lavoro, ti fa diventare l'angioletto del focolare, poi ti riempie di botte, ti fracassa di botte, tu dici, ma se io me ne vado come faccio? Non Sono c'ho più sola. lavoro, eccetera. A un certo punto la donna si sveglia e dice, sì, ma tra il dover ricominciare da sola facendo la fame e continuare a prendere le botte, qual è il male minore? Meno male che esistono i centri antiviolenza, esistono tante altre, oppure esiste la possibilità di alzare la cornetta del telefono, chiamare i genitori e dici, torna e dire torna a casa da voi perché questo è matto come un cavallo. Ecco, esiste sempre, cioè il discorso è che bisogna avere quel momento di lucidità, tornare in sé e capire che la soluzione c'è sempre. È quello che vorrei fare con te, Francesco, a cui è caduta la linea, no? Ecco, è tornato. Proprio riuscire a fare qualche puntata nella quale facciamo capire alle persone che sono invischiate in questa situazione che possono uscirne. Questa è la cosa proprio, è una cosa veramente molto importante. Non è facile, è soggettiva, non è oggettiva la cosa, è un fattore soggettivo perché purtroppo, siccome si lavora su un'autostrada delle emozioni, nella sfera emozionale, ognuno crea proprio una zona una capanna di protezione, quindi è Comfort difficile zone. uscire. Sì. Che control zone, sì, non è è tanto difficile. comfort No, poi alla vabbè, per quelli che ci sono dentro, sì, io, cioè, se provi a pensare, che ne so, le persone anziane che sono da sole, effettivamente non persone. è solo una questione, infatti non è solo una questione di uscire, e non è oggettiva, è soggettiva la cosa, quindi bisogna lavorare caso per caso. Sì. Quindi tu Non è pensi facile, se fosse facile non saremmo qui a parlare, insomma, Ma anche Allora perché noi partiamo dal presupposto di avere è a che fare caduto. con tutti, diciamo, padrone della propria testa, però, cioè, teniamo anche conto che abbiamo a che fare con semianalfabeti, persone anziane, immigrati, gente che se tu gli dici una Vero. roba del genere, loro ti dicono: ma per l'amor di Dio, io qua dentro ci sto bene, c'è gente che mi dà una mano, c'è gente che mi tratta bene. È chiaro che si parla Sono di gentili. Se pensiamo a tutti gli ex tossicodipendenti o a quelli che si sono andati a recuperare a Re Bibbia, che senza i testimoni di Geova non avrebbero neanche un lavoro, certo che gli sta bene rimanere lì. Chiedo a Valentina, Valentina, vuoi entrare un attimo anche solo con l'audio? Magari non ti fai vedere. Lei ha dei problemi perché la famiglia l'ha rinnegata da quando ha lasciato i testimoni di Geova e lei posso è la immaginare la difficoltà che sta testimonianza. E provando, lei Elena. è la testimonianza vivente del fatto che se ne può uscire. Io vorrei averla in live, se lei può solo con la voce. Vale, se vuoi ti metto il link, rispondimi sì o no, perché lei è davvero l'esempio del fatto che volere è potere. Alla fine, se decidi di uscirne, ne Sì, ma esci. ne conosco tante, non è sola, guarda, Vale, non sei sola, ne conosco tantissime, ne ho Lei per tantissime. anni. Per anni i genitori non le hanno più rivolto la parola, lei ne ha sofferto tantissimo. Allora, Purtroppo ognuno ha una storia che la non fa lega niente, vale. diversa, è un'impronta digitale diversa, ognuno di noi Allora, ha la sua impronta. Francesco, in modo molto stringato e sintetico, perché siamo proprio fuori orario, Sì. siccome c'è Luigi che continua ad insistere sul fatto che c'entra questo col narcisista patologico, diglielo tu che sei psicologo, per favore, perché lui Allora, deve spiegargli. quando si identifica il narcisista patologico, normalmente in linea di massima si cerca sempre il soggetto singolo.
E quindi noi abbiamo imparato a conoscere il narcisista patologico come soggetto singolo, come soggetto identificato, il maschio nel confronto della donna, la donna nel confronto del maschio, nella coppia, ma c'è sempre il soggetto, quindi abbiamo un limite, ci hanno nella memoria generale, nel retaggio culturale delle persone, c'è il limite della singola persona o di alcune persone ben identificate. Complesso è il discorso, perché il soggetto, il narcisismo non si applica in questo modo, si applica in generale. E quando si parla di si parla di organizzazione religiosa in questo modo, non si può rendere soggettiva la cosa, ma diventa oggettiva, diventa. Quindi il narcisista in questo caso è l'organizzazione che diventa narcisista, un ente giuridico che fa una figura singola che diventa narcisista. E quindi tutte le caratteristiche dell'ente giuridico che si manifesta attraverso i suoi componenti identificano la formula di questa persona, quindi questa persona tra virgolette, quindi è narcisista. Ecco perché è difficile identificare un'organizzazione come narcisista, perché siamo abituati a vedere la singola persona. Però guarda che identificare l'organizzazione dei testimoni di Geova come narcisista, ti posso garantire che è così. Permalosa, vuole sempre avere ragione. Per di più, ti dico, quando tu litighi con un narcisista, quando tu litighi con l'organizzazione, ti portano degli argomenti che sono indiscutibilmente inattaccabili. Sembra che l'abbiano manipolato. Il narcisista è manipolatore, l'organizzazione è manipolatrice. Quindi vedi che le caratteristiche si sovrappongono. Ma infatti, quindi quello che è giusto parlare anche di un ente religioso, dagli dei termini come narcisista, è assolutamente opportuno e giusto. Ti posso dire che è identificato così, non lo si può curare, perché non è un soggetto singolo, ma è composito, quindi non possiamo curare un'organizzazione dal suo narcisismo, ma i singoli elementi sì, ma l'organizzazione no, non è possibile. Allora, per rispondere di nuovo a Luigi, il narcisista patologico è una persona che è talmente incentrata sul suo ego da non essere neanche in grado di amare. Spesso e volentieri presenta anche dei tratti sadici nei confronti dell'altro. Spesso e volentieri, in base al tipo di narcisismo da cui si è affetto. L'identificazione narcisista, questa è l'identificazione del narcisista, chiaro. Esatto, e spesso e volentieri, indipendentemente dal tipo di narcisista di cui stiamo parlando, che sia covert o istrionico o maligno e via dicendo, può anche avere come scopo principale nella vita quello di distruggere, disintegrare e annientare totalmente la sua vittima. E purtroppo le caratteristiche sono identiche, sono le stesse. Sovrapposte, sovrapponi. Io non sono entrato nella spiegazione del narcisista, perché le conosciamo. Io ho semplicemente detto che diventa difficile prendere queste caratteristiche. Però io insisto un attimo solo per questo. Allora, Luigi, il modus operandi del narcisista, e Francesco mi correggerà se sbaglio, è identico alla setta. Perché? Perché il narcisista con cosa comincia a circuire la vittima? Con il love bombing, esattamente come tutte le sette. Dopo il love bombing arriva perentorio, durante il love bombing l'isolamento, e nelle sette avviene lo stesso. Nei testimoni di Geova, proprio mentre fai lo studio, ti cominciano a dire che non devi stare con le persone del mondo, ti cominciano a proibire i compleanni, le varie feste per isolarti dalle persone del mondo, ti dicono che devi stare con i fratelli. Dopodiché arriva la fase del gaslighting e della svalutazione, quindi ti cominciano a somministrare paura, senso di colpa. Ma non è sbagliato, è proprio così, Luigi? Ma sei psicologo? Allora, Francesco, dimmi se sto sbagliando. No, è giusto, assolutamente, non è tutto corretto. Arriva la fase dello scarto, come nel narcisista patologico, anche nella setta, nel momento in cui tu vieni punito in qualche maniera o addirittura espulso, perché poi c'è la morte sociale quando non sei più testimone di Geova. Classico risultato finale, perché guarda, io ho fatto dei processi come perito di parte CTP, in processi di omicidio, di femminicidio, dove lui, il narcisista, è arrivato a uccidere la
campagna, quindi sì, assolutamente. Quindi non è, è esattamente così. Quando io ho detto inizialmente che mi hanno detto che se fossimo stato nel, nell'antico Israele io sarei stato lapidato, come una lapidazione, cioè te la dice lunga sul concetto del narcisista, eh. Certo, ragazzi, a questo punto ci dobbiamo salutare per forza. Comunque, allora ritorneremo sul discorso della psicologia di gruppo. A me piacerebbe, Francesco, dimmi tu se è possibile farlo con te anche insieme a Grazia Ricci e Massimo Taramasco. Che dici, farla sì. In quattro? E dobbiamo soltanto decidere insieme se farla tutti insieme e prendere in esame le domande oppure prenotare 3 o 4 persone e oppure possiamo dire quale argomento trattiamo. Ecco, trattiamo un argomento e le persone interessate a quel tipo di argomento, che hanno quel tipo di problema, si espongono anche sì. In modo anonimo, volendo, o magari chi vuole sì. Può scrivere a me privatamente la mail investigatrice, anzi ve la scrivo nella chat, investigatrice.spirituale@gmail.com per chi vuole le domande in forma privata, perché giustamente ci sono persone che magari hanno delle problematiche, si sentono a disagio a dirlo pubblicamente. Quindi chi di voi vuole fare una domanda al nostro team di psicologi e di esperti, formato, spero, se loro accetteranno anche loro, ma credo di sì, da dottor Francesco Di Carlo, che ha dato l'adesione, la dottoressa Grazia Ricci e poi lo youtuber Love Coach Massimo Taramasco, voi mi mandate le vostre domande per chi vuole scriverci in forma anonima investigatrice spirituale@gmail.com. Noi sceglieremo l'argomento e sceglierò le domande più che in base all'arrivo all'urgenza, perché se ci sono dei casi che magari sì. Tu o la dottoressa Grazia Ricci ritenete più urgenti da affrontare, cercheremo di aiutare in qualche modo con questa sorta di psicoterapia di gruppo le persone che ne hanno maggiore necessità. Quindi questo perché, sarà... piuttosto, ecco, si può parlare anche di un counseling di aiuto, perché d'ascolto, perché il punto è che hanno bisogno di parlare, perché fare sì, è giusto così, ma hanno bisogno, chi ha problemi poi gli si può aiutare sicuramente dopo, ma hanno bisogno proprio di esprimere la loro, certo, perché attraverso l'espressione che hanno si può capire le vere difficoltà. Io per esempio ascoltavo lui prima quando parlava e ho notato nel suo comportamento questo, la vivevi ancora, hai degli atteggiamenti, no assolutamente, quando ho contattato Adriana per la prima volta gliel'ho detto, è stato quasi terapeutico anche solo scrivere l'email in cui raccontavo le certe cose. È chiaro che i segni ci sono, è indubitabile, diciamo. E tra l'altro, cioè, adesso siamo in chiusura, non so voi, ma io ho paura di uscire e trovare Luigi con l'impermeabile fuori che mi aspetta. È normale. Perché ho letto i messaggi. Bisogna rompere anche questo tabù, bisogna rompere questi tabù, bisogna avere il coraggio di parlare, sì. Siamo liberi di parlare, non possono criticare, perché non mi interessa poi che parlino bene, che parlino male, che parlino, l'ho detto all'inizio, io sono adesso probabilmente certe cose le ho superate, però i segni rimangono, quindi certo, chi ma si vede, come si dice, anche perché poi un po' di cose per mancanza di tempo non le ho raccontate, ma certe cose sono state toste veramente, quindi anche se qualcuno ha bisogno di avere qualche conforto di esperienza, può contattare Adriana, gli gira il mio numero, io se c'è bisogno e posso rendermi utile, ovviamente pubblicamente lascio spazio al dottore, che di sicuro ma guarda che il conforto in questo caso lo chiediamo dappertutto, ogni persona può confortare un'altra, anche solo con l'ascolto.
Allora, io direi di fare proprio questo. Alla fine, secondo me, tutti noi fuoriusciti abbiamo bisogno di un minimo di sostegno psicologico, di un minimo di aiuto, perché tutti noi abbiamo avuto il momento di sconforto, tutti noi abbiamo avuto i nostri blocchi, e quindi un po' di psicoterapia non fa male a nessuno, messa generosamente a disposizione poi da persone esperte che si prestano a farlo pubblicamente in live con un video che magari poi sarà rivisto anche da altre persone, magari non sarà lo stesso che visto in live, potendo porre la propria domanda, secondo me potrebbe essere molto utile. Facciamo questo servizio che è gratuito, chiunque vuole aderire può farlo. Torno a ripetere, se qualcuno per qualunque motivo avesse bisogno di avere una risposta a una domanda, un aiuto in forma anonima, perché ci sta, anche per il fatto che uno è ancora dentro e non vuole farsi scoprire, ci manda una mail anonima. Guarda, me l'hai tolta alla fine, me l'hai tolta. Eh sì, era per quello che io dicevo in forma anonima, però proprio per questo motivo. E quindi, ecco, la mia email l'avete, investigatricespirituale@gmail.com, mi dite, guarda, chiamami in questo modo nella live, e quindi la vostra privacy sarà assolutamente tutelata, e questo sarà un modo per potervi aiutare nel nostro piccolo. Poi, se avete bisogno di maggiore supporto, sicuramente lui, Grazia Ricci e altri, ma Grazia Ricci non fa sedute, preferisce evitare di occuparsi dei testimoni di Geova, però magari, ecco, Francesco Di Carlo magari vi potrà aiutare. Io invece ho lavorato e ho aiutato tantissimi disassociati, quindi non mi preoccupa la cosa. Io ritengo che questa è una cosa giusta da fare, vanno aiutati, bisogna aiutarci, dobbiamo farlo, perché al di là di tutto, a me non interessa l'appartenenza, io guardo la persona, se una persona sta soffrendo è giusto aiutarla, basta. E poi il fatto che qualcuno non ho sensi di colpa. Se qualcuno si offre di farlo anche, insomma, gratuitamente. Poi ci sono dei percorsi che uno debba fare, perché una chiacchierata può aiutare, può incoraggiare, però può darsi qualcuno ha proprio bisogno di essere seguito per un certo periodo di tempo, con delle sedute specifiche, dove bisogna affrontare argomenti essenzialmente delicati, perché tieni conto che molti... parecchi fuoriusciti, la maggioranza, escono non per volontà propria, ma perché sono stati sbattuti fuori, perché c'è un problema, perché hanno trovato, secondo certi ambienti, hanno affrontato un problema anche delicato. Io ti posso dire che in alcuni casi ho dovuto affrontare, ho seguito anche alcuni che sono stati disassociati dopo che c'è stato un processo penale e tutto quanto, e li ho dovuti seguire per motivi anche di pedofilia, quindi sì. Voglio dire, teniamo conto che non sempre hanno ragione, non sempre hanno torto. Quello che a noi interessa è che però c'è una discriminazione che va ad aggravare già una posizione difficile molte volte. Ecco, io mi preoccupo più per questo, non per altro, perché se una persona potrebbe anche scivolare, può anche commettere degli errori. Però il problema è che non è certamente con questo ostracismo che si aiuta una persona a superare e a migliorare, anzi si peggiora. Come prende una persona e si sbatte in galera perché si dice che si deve far recuperare, ma non è vero affatto, perché in galera peggiora, molte più delle volte diventa peggiore di quello che di quanto è entrato. Quindi, sì, anche se purtroppo se una persona commette un reato come il femminicidio è meglio che se ne va in galera e che buttano la chiave. Non sto dicendo quello, ma però ecco l'aspetto, io ho portato all'estremo per far capire dove si va a parare. Si può andare a parare in qualsiasi casa, ci sono delle sedute private che non possono essere trattate così, proprio per il fatto che implicano delle ferite profonde, dei tagli profondi, delle lacerazioni che hanno bisogno di essere trattate in maniera diversa. Ecco, stavo dicendo questo, allora mi correggo così sono un po' più... perché non è sempre il solito che si dissocia e poi sta male perché non gli parla il genitore, così. Sì, questo sicuramente si può superare e si riesce benissimo a superare questa fase. Il punto è che quando ci sono altri elementi più profondi, ecco, io a volte tratto casi veramente molto delicati, quindi
dobbiamo capire che non tutti l'affrontano così, ma questo non vuol dire che non è utile questo, anzi, certo. Questo è fondamentale. Allora, Francesco, qui viene detta una cosa che per me è un'eresia: non esiste il femminicidio, esiste l'assassinio. Femminicidio è una moda, un termine alla moda, cioè, ma ci rendiamo conto? Va bene, è un modo di dire, ascolta, in fondo cerca di capire, queste persone, coloro che dicono questo, stanno esprimendo un concetto un po' più ampio. Noi l'abbiamo specificato, gli abbiamo dato un nome nello specifico, loro l'hanno detto un più ampio, è sempre un omicidio, che poi lo chiami femminicidio, certo, ma il femminicidio racchiude un'altra cosa, racchiude un'avversità nei confronti di qualcosa, oltre che l'omicidio, quindi nasce in un ambiente diverso. Questa persona che dice questo non ha capito il senso del femminicidio, non l'ha capito, parla per una forma di ignoranza, bisogna capire, insomma, ecco. Bisogna tracciare la differenza tra il semplice omicidio, che può essere anche nei confronti di una donna, che avviene per esempio quando c'è una sparatoria e ci va di mezzo pure una donna, è un normale omicidio. Il femminicidio si va a configurare, e ovviamente, visto che sei criminologo mi puoi correggere, nel momento in cui c'è un uomo che decide di punire la donna, spesso solo per il fatto di esistere, spesso solo per il fatto di non aver acconsentito all'ennesimo abuso, che può essere anche di natura psicologica, semplicemente per il fatto di averlo lasciato. E allora è lì che si parla di femminicidio e si ma specifica. il femminicidio è il risultato finale di un modo di vivere, è il risultato nefasto finale di un comportamento, di un modo di pensare, perché normalmente non si arriva al femminicidio così all'improvviso. Al femminicidio ci si arriva dopo tante, tante manifestazioni di avversità nei confronti della donna. Quindi, e si può, io, questa è una di quelle cose che io sto trattando in giro e sto spiegando come ci si può stabilire, si può prevenire addirittura i comportamenti, si sa già prima. No, e adesso noi possiamo anche menzionare alcuni fatti accaduti molto noti, dove si dice, e tu senti le persone che vengono intervistate e ti dicono, ma era una brava famiglia, ma è un bravo uomo, ma non aveva mai dato. Non è vero, queste sono tutte idiozie, sono tutte superficialità, vita superficiale, disattenzione, menefreghismo, perché in effetti, se tu vai a osservare bene, il femminicidio nasce sempre in un ambiente dove c'è già la manifestazione del pericolo di femminicidio. Un uomo non impazzisce, a meno che sia una pazzia, ma non è femminicidio. Scusate un attimo, ho inavvertitamente bloccato Rosa Belusci, ma mi sono sbagliata. E adesso non so come sbloccarla. C'è qualche mio moderatore qua che me la sblocca? Rosa Belusci, come si fa a bloccarla? Vediamo. Io ho dei moderatori, ma l'ho bloccata per sbaglio. Ha bloccato per sbaglio anche Luigi, mi sa. Sì, mi sono sbagliata. Mi è partito il click. E come faccio adesso io a sbloccarla? Ma io non uso questa piattaforma, uso Zoom, però. Ah, aspetta, perché sto su StreamYard. Aspetta, vado su YouTube. Vado su video. Comunque, nel frattempo che stai dicendo. Cioè, il problema del femminicidio non nasce su un terreno incolto, assolutamente. Il femminicidio è il risultato estremo finale di un terreno colto, di un terreno lavorato, di un terreno dove ha già fatto delle manifestazioni, ci sono già delle sintomatologie, cioè non è una cosa asintomatica, se no non è più un femminicidio, ma si configura in altri modi. Il femminicidio nasce sempre da alterazioni di comportamento nel tempo, e quindi non a caso poi nelle indagini si scopre che la persona aveva già avuto altre manifestazioni di violenza. Esatto. Quindi voglio dire, non è mai fine a se stessa, ecco, quando si parla di femminicidio è una cosa, quindi non è un omicidio semplice, c'è un aggravante che pesa sulla condanna, perché
essere condannati per femminicidio non si hanno gli stessi anni o la stessa condanna di un omicidio, che può essere allora, intenzionale, può essere volontario. Valentina, ti faccio moderatrice così mi sblocchi Rosa, ok? Vale, ci sei? Aggiungi moderatore. Valentina, sei moderatrice, sbloccami Rosa. Non sento più nulla. Perché non ti sento? Che è successo che non sento più? Non so. Adesso ti sento. Allora, Valentina, sbloccami Rosa Belusci, che l'ho bloccata per sbaglio. Ti ho fatto moderatrice. Comunque, Adriana, cioè, se posso correrti in soccorso, penso che sia stato proprio una polemica lessicale, ma cioè, diciamo che era un po' dettata da altri fattori, perché comunque nella chat mi è sembrato solo un pretesto per contraddirti su qualcosa che stavi dicendo, secondo me. Ah no, perché dicevano bloccalo, e quindi... No, io parlo del fatto che si è messo a discutere su omicidio, femminicidio, questa distinzione. Vabbè, lessicale, ma possiamo parlare, ma... ne parleremo anche in altre occasioni. Ma no, assolutamente. Era solo, secondo me era solo una cosa per contraddirti e basta, anche perché poi se vogliamo fare i pignoli, allora perché si distingue anche l'infanticidio? Allora dovrebbe essere un omicidio semplice, invece lo si distingue dall'omicidio o dal femminicidio. Cioè mi sembra solo una distinzione lessicale, ma... No, cioè... non è solo una distinzione lessicale, è molto... No, io sto dicendo nell'interpretazione di Luigi, che lui ha... Francesco, cosa pensi dell'omosessualità? Sì, che ognuno è libero di esprimere la propria sessualità nel modo più... Non ho un giudizio diretto. Allora, c'è da considerare una cosa molto importante. È molto vicino al mondo giovista, ma insomma è umano tenere conto del fatto che io ho 60 anni e per 55 anni, no, anche di più, per 55 anni io ho fatto parte dei Testimoni di Geova anche ad alti livelli. Quindi voglio dire, è da un anno e mezzo che mi sono dissociato, e quindi che io sia vicino al mondo giovista, vabbè, può anche esserci che ci sono ancora dei tratti, per carità, non lo metto in dubbio, ma questo non vuol dire che io sia contestabile per questa cosa, ecco, non mi sarei dissociato, quindi voglio dire, mi sono dissociato, la mia posizione è molto chiara riguardo a questo. Ho imparato però nel tempo, devo dire a Claudio, che ho imparato nel tempo ad essere un po' più equilibrato. Se con i Testimoni di Geova ho imparato ad essere estremista ed essere un diktat, perché o con me o contro di me, ho imparato nel tempo ad essere un po' più equilibrato. Quindi cosa ne penso degli omosessuali? L'ho detto prima che ho degli amici omosessuali, quindi non giudico, non sta a me giudicare. Io ho scelto, come un omosessuale, ho scelto di essere tendenzialmente attratto da un modo, io ho scelto di essere da un'altra parte. Tutto qua, poi i concetti morali, non morali, non spetta a me, non è affar mio, non mi interessa, non è una questione morale. Ecco, per me mi sembra di essere stato chiaro nella mia spiegazione. Se è questo l'unico argomento che ti interessa sapere, la mia vicinanza con giovismo, no. Di essere da un'altra parte. Allora, guarda, c'è Rosa, meno male. Aspetta che ti nomino moderatrice, così non verrai più. Ok, Rosa, sei moderatrice, scrivi qualcosa, in modo che così è difficile che qualcuno ti blocchi, soprattutto io per sbaglio. Quindi, Rosa, scrivi. Allora, io penso, la Bobbitt quando ha tagliato il pene al marito, cos'era? Maschilicidio? Allora, per essere onesto, voi vi dico una cosa che forse vi stupirà, molti stupisce quando io lo dico, però è la verità, c'è più violenza nei confronti del maschio che nella femmina. E guardate, non sto dicendo, perché la violenza non è solo fisica, ma anche verbale, anche morale, psicologico. Qui stiamo parlando di una violenza potente di un'organizzazione
che violenta la mente delle persone. Bene, sappiate che la violenza si manifesta in tanti modi, compresa anche quella verbale, compresa anche quella psicologica, morale. E vi devo dire che a livello psicologico, a livello verbale, c'è più violenza verso il maschio che verso la donna. Il maschio è più violento verso la donna a livello fisico e vengono denunciati. È condannabile, assolutamente condannabile, perché non dovrebbe esistere nessuna forma di violenza. Però purtroppo, se dobbiamo fare una statistica, la violenza sul maschio non viene mai denunciata, poche volte. La violenza sulle donne invece adesso in questo periodo, ed è giusto che si denunci, viene denunciata. Si dovrebbe denunciare anche la violenza maschile, ma purtroppo, guardate, sappiate che nei processi civili di separazione, ad esempio, è stato abolito alcune forme nella separazione, tipo per esempio l'assegno di mantenimento, oppure adesso non si parte più, i giudici non partono più con la prevenzione nei confronti del maschio a favore della femmina. No, no, è cambiata parecchio la cosa. Perché? Perché si sta riconoscendo che c'è una forma di violenza nei confronti del maschio. Quindi, però c'è da dire che il maschio, e ce ne sono molti, è in grado di purtroppo perpetrare ai danni della donna sia la violenza fisica che quella psicologica. Nulla toglie, in quello che ho detto, nulla toglie al femminicidio, assolutamente, nel modo più totale. La donna non va, bisogna, l'uomo, il maschio deve imparare a rispettare la donna. Insomma, in questa società di maschilismo, la religione fa molto, perché io ti posso dire che la religione ha fatto moltissimo sul maschilismo, sì, specialmente quella dei Testimoni di Geova, è una religione maschilista, la donna non può insegnare, non può parlare, deve essere sottomessa, riconoscere il capo, la vogliono far passare per così, ma non è così. Io ho visto delle scene, delle litigate, dove anziani hanno fatto tacere la moglie in maniera molto brusca, sinceramente quella è violenza, quindi assolutamente sono contrario, ecco, io parlo della violenza proprio in maniera più fine, però non posso disconoscere anche la violenza sul maschio, però non è così in questo momento marcata come quella sulla donna. Insomma, sono pochi maschi che muoiono per mano della donna. Infatti è quello che purtroppo ci tenevo a sottolineare, e purtroppo la violenza nei confronti delle donne è anche, diciamo così, non so usare il termine giusto, ma comunque un po' presa sotto gamba e anche giustificata dalla religione. Tutto sommato si prosegue questa violenza nei confronti delle donne, perché è stato insegnato in tante religioni che divorziare è peccato, e soprattutto nei Testimoni di Geova, dove sembrerebbe esserci una maggiore modernità, perché il Testimone di Geova può divorziare per giusta causa e risposarsi nella sala del regno, ma solo per adulterio. Di conseguenza, se tuo marito ti picchia e tu lo lasci, tu non sei libera scritturalmente. Io mi ricordo un'assemblea di distretto, ero piccolina, dove raccontarono l'esperienza di questa donna picchiata dal marito, che la costringeva a stare seduta di notte perché lei non doveva dormire, lui sì, lei no, e se lui si svegliava e la trovava a dormire, la picchiava, e lei continuava a stare con il marito, che poi dopo 30 anni di persecuzione divenne testimone di Geova e veniva additata come esempio da imitare, questa donna che si continuava a prendere le botte dal marito. E la donna testimone di Geova, e io ne ho un esempio, una mia cara amica testimone di Geova, che aveva il marito che cominciò a picchiarla subito dopo sposata, la picchiava addirittura ai vicini, che chiamavano i genitori: venite a prendervi vostra figlia, se no quello l'ammazza. Lei lascia il marito con gli anziani che volevano costringerla a tornare con lui, dicendo: lui è tuo marito, te lo devi tenere, perché tu, anche se divorzi, sei sempre sua moglie, perché non hai divorziato per l'adulterio. E quando lei poi era a pochi mesi dal divorzio, ormai separata da quasi 3 anni, ancora non c'era il divorzio breve, aveva conosciuto un testimone di Geova che le piaceva, si stavano frequentando e si sarebbero fidanzati e poi sposati dopo il divorzio,
Gli anziani gli hanno fatto il comitato, lei ha risposto male agli anziani l'ennesima volta che le hanno detto tu marito ce l'hai già, devi stare con lui perché non c'è stato l'adulterio, l'hanno disassociata perché ha risposto male agli anziani, ma di fatto il motivo era che lei doveva tenersi il marito violento e quindi la religione ha fatto tanto per tenere sottomesse le donne anche a costo della violenza. Sì, è una cultura, questa qui è un'antica cultura, quella di tenere le donne. Beh, d'altronde la Bibbia è maschilista, non c'è niente da fare, parla sempre in senso figurato maschile. Quindi in tutti i passi un Dio è maschile, dicono che non ha sesso, però è sempre con i termini maschili. Però il concetto è che, ribadisco, io parlo della violenza in senso più generale, anche per correttezza, perché ci sono tante forme di violenza, tra cui anche il femminicidio, che è, ripeto, una cosa che io mi batto per questa cosa, ma non solo per questa, certo. Perché devo ammettere, bisogna ammettere, poi nel tempo lo capiremo, vi renderete conto negli anni, vi ricorderete queste parole, andando avanti ci sarà una giusta ribellione da parte delle donne, ma ci sarà uno spostamento di questo comportamento, come lo è stato quando c'è stata la parità di sesso. Certo, ma comunque... E siamo andati all'estremo, perché poi le donne hanno voluto essere uguali ai maschi, perché lo sono in effetti, però hanno voluto esserlo in certi ruoli che era prettamente maschile, ma non per altro, per una questione fisica forse, no? E si sono trovati in difficoltà. Ora, qui ci sto ridendo sopra, l'ho alleggerito, ma sto dicendo che purtroppo bisogna stare molto attenti perché è sottile il passaggio. La violenza fine a se stessa è sbagliata comunque, punto. Che sia per il maschio, che sia per la donna è sbagliata. Certo. Che ce ne sono che ce n'è per la donna sicuramente ed è vergognosa questa cosa, bisogna combattere perché fa parte di un retaggio culturale molto vecchio, molto antico e anche religioso. Quindi il retaggio è culturale di famiglie patriarcali dove hanno marcato fortemente questa mentalità e anche una religione, le religioni, in modo particolare anche i testimoni di Geova, è una religione maschilista e io l'ho sempre detto, ho sempre avuto delle guerre su questa cosa, mi hanno sempre tacitato, anzi mi hanno tolto quell'incarico che avevo del comitati perché dicevano che io ero su questa cosa qua che dicevo che la religione era maschilista. Io sono sempre stato convinto di questa cosa, ne sono ancora di più convinto e ne ho le prove, però poi è una questione personale e la religione ha contribuito. Se da una parte dicono di tenere unita la famiglia, dall'altra parte non riconoscono che all'interno di questo nucleo che tengono unito nascono delle problematiche come la pedofilia, come il femminicidio, come tante altre cose brutte. Quindi voglio dire, ecco, parliamo di queste cose, parliamone, ma dobbiamo parlarne in maniera equa, nel senso non marcare troppo una cosa e sminuire l'altro. Parliamo in senso del principio della violenza, che io poi non mi posso schierare solo da una parte, basta, perché è giusto. Ma se mi viene... schierato da nessuna parte, purtroppo quando leggiamo sui giornali di persone morte per violenza di solito 9 su 10 sono donne. A me capita assolutamente, ma sul giornale che un uomo è morto ucciso dalla compagna, di solito nel 99% dei casi è vero, però tu stai parlando di omicidio. No, io invece no, parlo di, io non parlo, fa parte della violenza estrema, ma io sto parlando di una violenza in senso totale. Ci sono delle violenze che non sono omicidio, ma marcano tantissimo il territorio. Per non parlare delle donne che finiscono al pronto soccorso dicendo che sono cadute per le scale, perché non è che tutti gli uomini violenti le donne le uccidono. D'accordissimo, io ho dei casi, sto trattando dei casi in cui il marito si ubriaca e picchia la moglie, quindi non ti sto dicendo che è effettivamente così, però sto trattando anche dei casi, molti casi, nelle separazioni, nei divorzi, dove il marito dorme in macchina e la moglie dorme negli appartamenti. Ma sì, tante, dalla più piccola stupida violenza, allora, che nessuno considera perché è stupida, ma la violenza più grave, che è giusta. Diciamo che c'è un aspetto che
secondo me andrebbe rivisto nella legislatura italiana relativa ai divorzi, ovvero quando una persona si lascia dovrebbe essere come se non si fosse mai sposata, perché non esiste che se un cristiano guadagna 1200 euro al mese gliene toglie 800 per darli alla ex, perché alla ma fine... Non solo, ma anche i figli, ma guarda che io sto trattando dei casi anche di figli, di cose, situazioni vi posso garantire, io ho visto, allora, 2 anni fa un mio cliente, che è il cliente di un mio collega, che io facevo da perito di parte, si è suicidato, si è sparato un colpo di pistola. Cioè, ragazzi, allora, cioè, quello si è suicidato, ma c'è il mandante, io considero il mandante a questa cosa. Allora, cerchiamo di capire, vogliamo aiutare, aiutiamo le persone in generale a trovare un equilibrio. Quindi, che se si parla di testimoni di Geova, io sono disposto ad aiutare a trovare un equilibrio. Si parla di femminicidio, sono disposto. Si parla di violenza in generale, sono disposto. Di prendere posizione e dire che esiste solo una cosa, non esiste un'altra, mi rimane difficile. No, assolutamente, esistono entrambe, però io prendo le distanze da tutti coloro che ad esempio scrivono su Facebook, poi proprio nel giorno della violenza sulle donne, e non parliamo della violenza sugli uomini, perché fare questa polemica? Purtroppo la violenza... No, perché ultimamente, vi devo dire, guarda, la colpa è anche dei mass media, perché ti devo dire, si dà... come per scontato che non esista, cioè il messaggio Il fatto che il fatto che esiste la violenza sulle donne, che nel 2020 siamo costretti a puntualizzare che è una cosa brutta, è una cosa cattiva e non si fa, perché purtroppo sono troppe. Ma guarda che questo non significa che non esista anche la violenza da parte delle donne, ma ricordiamo una cosa, che le donne fisicamente sono più deboli degli uomini, e quindi una donna che picchia un uomo non potrà mai fare all'uomo il male che un uomo fa, soggettivamente non ci va sopra con un bazooka, perché se parliamo di schiaffi, a meno che la donna non sia una lottatrice o non sia armata, in una colluttazione qui nella Bergamasca una donna ha ucciso il marito col veleno. Ascolta, quello che voglio dire io, ti faccio un esempio. Se io facessi questa domanda, ti dovessi dire, ti senti di fare un argomento specifico solo sulla violenza degli uomini? Perché no? Si può fare, però questo non significa... Allora, questo per farti capire, vuol dire che c'è la mente aperta. Io quando ho provato, guarda, io sono stato in televisione, quando si faceva quarto grado, conosco Meluzzi, Nuzzi, ci conosciamo, e sono stato lì parecchie volte, sono andato, abbiamo parlato parecchie volte, e mi sono reso conto che con Nuzzi io ci ho avuto una discussione, perché io ho proposto, gli ho detto, ma senti, ma si parla tanto di violenza sulle donne, tutti i casi scelti per l'omicidio sulla donna, ma benissimo, abbiamo avuto una discussione accesa per il caso di Bossetti, una forte discussione accesa. Per me era di parte, io invece ho seguito questa storia molto da vicino, e c'era proprio una negazione nei confronti del maschio, e questo è quello che mi è dispiaciuto, perché non si può negare che esistono delle violenze, si parla tantissimo, si dà tantissimo spazio alla violenza sulla donna, io sono uno di quelli che ne do tantissimo di spazio e sono pronto a farmi 4 per questa cosa, assolutamente vero. E mi dispiace tantissimo e sono contraria alla violenza, prenderei posizione immediatamente, però il punto è, ma prenderei lo stesso modo posizione immediatamente per la violenza verso l'uomo, perché io credo che la violenza di per sé è sbagliata, e non solo la violenza fisica, perché se prendiamo in caso la violenza fisica abbiamo da parlare ben poco, perché è stato scritto poco fa, qualcuno ha scritto che la violenza psicologica è silenziosa e molti non la denunciano, è verissimo, verissimo. E di donne che si suicidano sono poche, vengono ammazzate dai maschi, ma di maschi che si suicidano sono tanti. Ma sono tantissime anche le donne che si suicidano, ci sono molto più. Non è che per ogni volta che io dico che c'è un maschio che muore, ci deve essere per forza una donna che muore. Hai ragione, io ti dicevo, io non cerco ogni volta. Non è che cerco ogni volta che c'è una donna che muore, ci deve essere il maschio che muore. No,
dico, c'è una donna che muore, parliamo di questo. Quando però parliamo di violenza sul maschio, non ci deve essere il maschio che muore, allora, perché probabilmente non ci sarà. Purtroppo ancora siamo in una fase in cui prevale sempre il maschilismo, prevale sempre la misoginia. No, per il maschilismo. Il senso di possesso. Qui viene detto da Mauro, no? La donna è più debole fisicamente, ma psicologicamente siete più forti. Non è vero. Non è vero, perché altrimenti non ci sarebbero ancora donne che dicono mi ha picchiato ma mi ama, non ci sarebbero ancora donne che continuano a stare con il loro carnefice, che continuano a perdonarlo una volta uscite dall'ospedale con le ossa rotte. Ma dove la trovi tutta questa forza psicologica? Se continuano, allora ti spiego, vorrei correggere Mauro su una cosa. Allora, fino a che non si arriva all'aspetto fisico, nelle prime fasi, in alcune prime fasi, questo è uno studio, però poi si nota che quando c'è nelle prime fasi di escursione, a meno che proprio ci sono casi evidenti in cui la donna è succube del maschio, ma questo c'è, è sempre così, in molti casi che riguarda il maschio invece si è riscontrato che la violenza è molto mentale, è molto psicologica, molto psicologica. Anche molto il maschio attua tutti e due i tipi di violenza, la violenza psicologica, tutti i maschi narcisisti attuano la violenza. Ma non sono tutti narcisisti, il maschio che si mette nel tesoro, guarda, ti posso dire, ti dico con tutta sincerità, non sono tutti narcisisti quelli che ammazzano la moglie, Non sono tutti narcisisti. Non è un riscontro totale. Ti posso dire, il narcisista c'è, come no, è identificato molto chiaramente. Alcuni ammazzano la moglie in un momento di raptus. Lascia stare, però spesso gelosia, ad esempio, guarda, c'è stato un caso in cui la moglie ha tradito il marito, se la faceva con l'amico e lui l'ha beccata e in un momento di raptus l'ha uccisa. Spesso e volentieri non c'era mai stata nessuna manifestazione di violenza prima. Ma in quanti casi? Perché spesso e volentieri l'uomo che uccide la moglie, quante volte l'ha picchiata e l'ha mandata all'ospedale? Quel tipo anziano che aveva la moglie insegnante, molto più giovane di lui, non ricordo il nome, che ha ucciso la moglie perché lei osava andare a mangiare la pizza con i colleghi, a prendere il caffè con i colleghi. Cioè, ma tu ti rendi conto di che grado di possesso questo aveva nei confronti della propria donna? Questo è un caso specifico, tu mi stai parlando di un caso soggettivo. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, però. Non ho detto isolato, ho detto soggetto. Ci sono tanti casi soggettivi che hanno la stessa impronta. Benissimo, e in linea di massima ti do ragione, io ti dico di no. Però le eccezioni ci sono e non bisogna dimenticarle. Nel caso di violenza, di femminicidio, però di violenza, io non parlo di femminicidio, parlo di violenza psicologica, purtroppo devo dire che ci sono anche quelle verso i maschi. Ed è un fatto una minoranza, indiscutibile. Sono proprio una minoranza. Sai perché è una minoranza ancora adesso? Sai perché è una minoranza? Perché succedeva come allora non si conosceva il femminicidio, perché le donne non denunciavano, i maschi non denunciano. Se una donna dà una sberla a un maschio, non viene denunciato, il maschio non va a denunciare la donna. Ma se un uomo dà una sberla a una donna, ce ne sono di uomini che denunciano, come ci sono uomini che chiedono il mantenimento, come ci sono uomini che vogliono. Ma che c'entra? Chiedere il mantenimento, se gli è dovuto, viene dato. È una richiesta. Chiedere non è una violenza. No, attenzione, non confondiamo le cose. Parliamo di cose ben precise. Io parlo di violenza, non parlo di richieste. Il mantenimento, se uno vuole chiedere il mantenimento e la legge glielo concede, evidentemente ci sono gli elementi per farlo. È per dire che l'uomo non si sente sminuito nel chiedere. No, invece guarda, ti posso garantire che per tanti anni è stata privilegiata la donna sia per i soldi sia per i figli. Ah, ma questo è vero. Se andiamo a vedere la storia in questo caso, ci sono uomini che stanno piangendo perché le mogli se ne sono scappate coi figli.
se ne sono andati a vivere al loro paese. Questo non possiamo assolutamente negarlo, ma non possiamo neanche negare che per quanto riguarda la mancata denuncia, siamo pari e patta. Quante denunce non sono state fatte di stupri perché le donne si vergognavano? Guarda, perché le donne temevano, ti posso dire che addirittura le donne temevano, riesumano fatti vecchi, ormai è diventata una moda. Le donne riesumano non solo le cose che accadono, una sberra subito vanno, anche se ti devo dire che io ho dei casi in cui donne ancora non denunciano e prendono le botte. Appunto, quello sto dicendo. Attenzione, questo non esclude il fatto che ci sono tantissimi, e ti posso garantire tantissimi, casi di uomini che stanno subendo psicologicamente una violenza da parte della donna. Certo. Donne che uomini immaturi che non hanno ancora una maturità emozionale e che sono succubi di un innamoramento sbagliato, di un amore sbagliato, di donne che sono purtroppo comportamentali, un comportamento sbagliato, e sono succubi di queste donne e stanno subendo violenze psicologiche. Ok, adesso la parola al povero Simone che era qui per essere intervistato. Sì, tu quando ti fai prendere sei un porlo corroico, scusa se te lo dico. Allora, grazie Francesco Di Carlo per essere stato con noi. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ultimi minuti, poco prima di salutarci, volevo concludere un po' il discorso con Simone, che poverino è rimasto appeso. Ero preso dalla conversazione, diciamo. Allora, premesso che, come dice più di qualcuno, il narcisismo non ha sesso ed è vero, può essere maschile o femminile, un consiglio che tu, Simone, daresti a una persona che... aspetta un attimo. Prima di questa domanda finale, visto che Antonella Anto chiede se qualcuno di noi ha negato il saluto a coloro che erano stati disassociati o venivano disassociati. Io purtroppo sì, me ne pento. Io ho avuto un comitato per questo motivo. Perché salutavi disassociati? Frequentavo anche, lo aiutavo. Ok, io me ne pento e ti dirò che appena ho capito come stavano le cose e ho deciso di dissociarmi, sono andata a cercare tutti i disassociati che conoscevo, gli ho scritto chi su Facebook, chi su WhatsApp, dicendo che avevo capito di aver sbagliato nei loro confronti, chiedendo la loro amicizia, che mi è stata accettata da tutti, e le prime persone che sono diventati i miei nuovi amici mentre ancora ero testimone di Geova prima di dissociarmi sono stati proprio i disassociati che avevo ostracizzato senza volerlo. Non so tu, Simone. Ma allora, no, un po' perché, diciamo, per un ragazzo della mia età era difficile avere conoscenze così intime di altri ragazzi che venivano disassociati, quindi in generale per quanto riguarda gli adulti, diciamo no, ma perché non mi è mai capitato magari neanche di frequentarli. Ecco, posso esatto. perché la maggior parte spariscono dalla circolazione. Può capitarti magari che li incontri per strada, se non sono, ripeto, persone che già frequentavi, persone intime. Magari ti capita di incontrarlo per strada, giusto un cenno, lo saluti, però a memoria non me lo ricordo. Posso dirti che una ragazza che però lei non era disassociata, nel senso che non si era battezzata, però era anche lei nata nella verità, che si era poi allontanata più o meno un paio d'anni prima di me, diciamo che è stata una delle mie prime fidanzate, diciamo, è stata una delle mie prime. Quindi io la frequentavo mentre io teoricamente ero ancora dentro e lei era già fuori, quindi non è stato mai un problema. L'ostracismo inverso da parte mia non è mai stato un'eventualità. Beh, diciamo. Una sola cosa, un consiglio che tu, Simone, vuoi dare a
Ed era una cosa che ti avevo chiesto forse prima, ma poi è entrato lui e non abbiamo più parlato, mi sembra. Chiedo scusa. No, tranquillo, tranquillo. E ci salutiamo proprio con questo tuo ultimo intervento. Un consiglio che tu vuoi dare, tu avevi cominciato con il dire fate amicizie con persone non testimoni e via dicendo. Le persone che come te hanno anche la famiglia dentro, come rapportarsi, cosa fare per anche un po' aiutare la famiglia a digerire questa loro scelta, perché non è facile, come riuscire ad uscirne limitando i danni secondo te? Guarda, allora ti dirò una cosa che a me mi costa fatica dire per ovvi motivi emotivi, che però racchiude un po' il senso di tutto il percorso e di come, secondo me, poi ci si riscopre. Una delle ultime cose che mi ha detto mia mamma poco prima di morire, diciamo così, la dico brutalmente, è stata che lei riconosceva in me il fatto di aver preso una scelta, aver fatto una scelta difficile, tra l'altro, nonostante lei fosse, tra virgolette, parte in causa di questa scelta. Lei mi disse che riconosceva il fatto che io avevo preso questa scelta, che ero stato coerente con questa scelta, nonostante tutto, nonostante l'ostracismo, nonostante il cambio di abitudini, le mazzate psicologiche. Lei riconosceva che io avevo preso una decisione, l'avevo difesa e l'avevo mantenuta. Quindi il consiglio che si trae fuori da questa cosa è che uscire si può, non è facile, ma le persone che riusciranno a farlo si renderanno conto che potranno avere una vita soddisfacente, coerente con se stessi, con la propria coscienza, in ogni caso. Quindi se posso, ripeto, essere d'aiuto, è questo quello che voglio dire, questo. C'è vita oltre i testimoni di Geova, nel senso che si può avere una vita in pace con la propria coscienza anche non essendo più parte dell'organizzazione, e credo che alla lunga la gente, quelli che ti vogliono bene veramente, la tua famiglia, lo riconoscerà. Esatto, allora chiudo dicendo che probabilmente uno dei prossimi argomenti potrebbe essere quello lanciato da Daniele Di Pietro. Lui dice: non mi si invitava nello svago, nello studio delle riviste, pochi appuntamenti di servizio, oppure prendevano e poi li disdicevano. C'era questo strano comportamento all'interno delle congregazioni, di cui molti lamentano. Si facevano i gruppetti, c'era l'elite, c'erano i figli degli anziani o i figli dei pionieri, mobbing, o i pionieri, eccetera. Esatto, persone che venivano escluse perché non erano abbastanza trendy, abbastanza fighe, e questo è un argomento di cui vorrei parlare in una live apposta, vorrei fare una live a parte e parlare proprio di questo, perché questa cosa dell'emarginazione messa in atto nei confronti di una persona che già non può avere amicizia al di fuori, pesa ancora di più. È il momento di prendere la palla al balzo e di farsene di nuove di amicizie. Esatto. Se quelli ti escludono, cioè sono arrivato anch'io in quella fase lì, che mi escludevano tutti, però cioè, nel momento in cui capisci che gli stronzi sono loro, non sei tu, ti rendi conto che puoi avere delle altre amicizie, non per forza brutte, come ti dicono tutti i giorni, non necessariamente cattive compagnie, ma possono essere amicizie stimolanti, sincere, quello che volete, anche se non sono biblicamente adeguate. È quello il momento, cioè vi immaginano, uscite, fine. Alex Di Leo dice: sì, quello non è tanto spirituale, è meglio non frequentarlo, anche se poi spesso e volentieri viene snobbato magari anche il pioniere regolare, il servitore di ministero. Il discorso è che però il testimone di Geova che ci crede non le frequenta le persone del mondo, quindi si ritrova isolato. È chiaro che io parlo, ma infatti io penso che lui in quel momento, Daniele, giusto,
Daniele parla di un momento suo in cui veniva emarginato probabilmente perché si era un minimo raffreddato, C'è non lo una so, forma, adesso. no, no, pubblica, c'è una no, no, forma non no, ok, allora ho pubblica di capito male. segnatura. C'è una forma Esatto. non pubblica di segnatura. Ah, una forma non pubblica che quindi il Esatto. segnato non lo E, sa. e un, allora cosa fa? Il meccanismo è questo: gli anziani avvicinano i giovani che loro ritengono meritevoli e li consiglia di evitare certe compagnie. Ah, Anche all'interno della congregazione. però a volte molte persone vengono evitate anche se sono pioniere, cioè io da piccola ero pioniera regolare, io e le mie sorelle, e noi non veniva, e mio padre era anziano di congregazione, mia madre era pioniera regolare, e non venivamo mai invitate dalle nostre coetanee che magari uscivano, facevano le loro cose, eccetera, o si organizzavano davanti a noi e noi non venivamo mai invitate. E Sì. quindi e quel Forse perché probabilmente non era tanto per il fatto che eravate cattive pioniere, forse per il fatto che nella compagnia qualcuno vi aveva screditato, su certi comportamenti e quindi si No, erano fatti. assolutamente. Eravamo piccole ed eravamo super esemplari, facevamo pure le parti alle assemblee. Il problema, secondo Per me, te, per quale motivo ti è semplice escludevano? perché eravamo un po' più carine delle altre, avevamo gli occhi azzurri e le ragazzette erano invidiose, erano Ah, gelose, sì. cominciavano a notare i primi maschietti e quindi avevano paura che poi Sì, guardavano anche quello che questo. Ma questi Vabbè, ma sono però meccanismi. quelle sono dinamiche, diciamo, Ecco. adolescenziali, sociali, Ah. anche dettate da una totale repressione sessuale, diciamo, se possiamo È il dirlo. discorso che facevo inizialmente io, no, riguardo al sesso. Io ho aperto un discorso, bisogna parlare di sesso, perché insomma, voglio dire, è un argomento delicato. Certo, ne Cioè, dobbiamo bisogna avere il parlare coraggio di affrontare perché questa cosa. certo, lo faremo. Adesso è 1:20, ragazzi, sono 3 ore che siamo Mamma in mia. live. Io vi devo lasciare Vado a letto anch'io. anche perché la mia coinquilina non so per quale motivo ancora non è venuta qua a È procurarmi. addormentata. E meno male. Ragazzi, è stato un piacere. La prossima volta la live deve durare 1 ora. 3 ore sono troppe. 3 ore È sono colpa troppe. mia, sono logorroico io. Abbastanza, sì. Ti devi contenere, se no non riusciamo a fare le No, live. sai che cosa? Che gli argomenti sono tanti, si vanno a toccare degli argomenti che forse imponiamoci di non trattare, perché sennò veramente non si finisce più. Hai Certo. ragione. Va bene, allora ragazzi, buonanotte a tutti, grazie per la Buonanotte. live, buonanotte Buonanotte di a tutti. Carlo, grazie Simone, grazie Grazie tantissimo. a te, Adriano. Grazie a te. Grazie a E ci tutti. sentiamo nelle prossime live. Buonanotte a tutti, ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao.